Eccomi Alfio, sono tornato. Pasqualone, Pasqualone, è quello Pasqualino? Pasqualino? Un altro massimo per te. Pasqualone? Grazie, pensa. Grazie. Pasqualone! Pasqua! Oh, si è rubato il T-Max, quello! Pasquale, come stai? Si è rubato il T-Max, quello! Salve Brambilla! Buonasera, buonasera, Mannaggia caro. miseria! Ci sono due C'è pazzi che pure sparano. Brambilla, oh, Brambilla, mortacci. Buonasera, caro. Oh, bene, Tutto bene, qua Messi. Allora, ragazzi, dovremmo muoverci. Ho il. Dai, Oh, andiamo, andiamo. aspetta, ho le mie Muoviti. macchine. Come faccio a prendere le mie macchine? Ma vieni con la mia, Che poi la. macchine c'hai? Ehi, ho Ah, delle della macchine tua. fatte apposta per la security. Ok, te la Ah, do io, te la do io. dovresti entrare lì, vedi, quella cabina. Te la prendo io. Le prende lei, Cinci. signore? Guarda che magica tale, Te la prendo io. Sì, grazie. Di Andrea, Carlo, vabbè. Aspetta che metto questa qua. Sono tre, eh? Sono tre. Sono tre macchine. Io te ne posso via una, aspetta. Ma che è sta polizia? Porco Diaz. Questa? Questa? Oh! Ma guarda No, su. no, una macchina con delle signorine sopra. Allora che ne so io? Non lo C'è qualcuno del posto a cui posso chiedere? Dica. Oh, avrei delle macchine. Non ho capito? Avrei delle macchine da prendere. Prendo. E non Un sono sul mio ibrido. conto, credo. Allora non lo può prendere. Oh, c'è un vibratore. Vado a casa di Fedez. Vai, Brambilla! Bello gioco. Ancora, ma ti ho messo una marea! Ma che casino c'è? Allora, Grazie. ragazzi, noi siamo il team Grazie. operativo, eh? Ah, sì. Ma ce l'hai le Signor macchine Brambilla? te? Sì, sto un attimo Carlo, hai risolvendo i preso le problemi macchine? dei miei pensieri. Perfetto. Cosa, Alfio? Hai Ora arriva. Oh! preso le macchine? Se ti prendo da clown ti faccio diventare circo! Ma che è? Ma che sta succedendo? Mamma mia! Ma Reset hai visto complete. Carlo che sta succedendo, Carlo? Ma che casino c'è? Scusatemi. Siamo in una città di pazzi, Carlo! Andiamo. Alfio, lei sa dove è la casa di questo fantasma? Ma che Sì, maglia è venite con questa? me, Mi dai. scusi, Carlo! È una maglia al top. Andiamo Ma la con la posso avere Lamborghini, andiamo tutti anche io? con la Lamborghini, dai, andiamo! No, Alfio, tu sei il security. Ma la posso avere anche io Andiamo quella tutti, macchina, venite, andiamo, grazie! andiamo. Vamo, vamo. È molto bella, però dubito che entreremo in quattro. Ma Ma sì. entriamo, Ah, entriamo, entriamo, ci facciamo. Metto un po' più stretto, come si fa? Slay, ecco così. Ah, la vai, Aspetta, vai, vai. aspetta, salve, cosa c'è? Fate un po' di spazio. Fai spallone, tu sei Ma bravo no. proprio. Che Ma Brambilla è macchina entrato? Mi sa che sta un po' Uè, zitto. che bello è Aprite il Carlo, che. finestrino, per Uè, favore, non seguiteci, fate seguiteci, il sono Seguite, X. Ah, seguite. vada piano, ci seguono anche loro. Sono mezza testa fuori dalla sporcella, come cazzo si Ma chiama? io mi sento Venga, zitto. andiamo! Sincera. Avete messo il punto? Ma chi lo A sa dov'è il punto? casa nostra dovrebbe essere, mi hanno sfrattato lì, Ah, l'hanno mortacci. sfrattata, Alfio? Mi hanno sfrattato. Ma com'è possibile che Alfio! l'hanno sfrattata? Dimmi. Ma come mangiare un panino in queste condizioni? Lo so. so. Andiamo di fretta? Vai Nicolino, tu mi chiami Nicolino? No, Pasqualone. Pasqualone. Andiamo un po' di fretta, sì. Ah, A perché casa se devo nostra, prendere raga, a da casa qualche nostra. parte non so dove lo vorrei reperire. Cosa? Al concessionario, non so se è lontano. No, che concessionario? Ci sarebbe mio fratello da reperire, capito? Ah, il concessionario. Andiamo più all'altro Brambilla? Vada, vada, veloci! All'altro bambino. Dove sta il concessionario? Se no lo va più a Pikachu, se vediamo a casa. Lo va più a Pikachu. Fly me to the moon. Io però avrei delle macchine.
Vorrei parlare con il proprietario poi del concessionario. So sì. Ah, che dato, ma lei poi rientrerà in casa o proprio è stato sfattato completamente? Mi sente Alfio? Signor Alfio? Qualcuno mi sente? Sì, te sentimo, però c'è il rumore da Lambo. Vabbè, ma è lei che ha scelto di andare con questa macchina del cazzo, mi scusi, eh? Oh, c'è un elicottero! C'è la televisione? Oh! Quanti ricordi a casa sua, Alfio, eh? Quanti ricordi a casa sua, le belle scorreggiate di gruppo, i timoni olandesi. Questa era casa mia. Oh, dove stanno? Oh, sono tornato, ho avuto problemi. Non è qua, non è qua, non è qua. Ma non è qua, aspetta, rientra Pasquali. Occhio, occhio. Più avanti, fratello. Ok, ok. Dietro, ok, ti ricordi il numero? Ok, raccompagno. Ti è in mezzo a nulla. Franco! Oh! Chi è? Franco! Chi è Franco? Dove sta Franco? Wow. Cani, mi potresti dire dove siamo? Che così mi hanno cambiato un po' di cose, per cui dobbiamo arrivare lì e poi. E poi ci siamo. Ecco, mi scusate, ma io se no avevo perso le corde vocali. Anch'io le ho perse. Anch'io le ho perse. Mannaggia, ma io. Ma si vede che questa ventata di inverno crea problemi. Mi sentite meglio? Mi sentite meglio così? Qua, ok. Ah, casa sua l'hanno proprio sfrattata, hanno anche cambiato il nome all'ingresso. Hanno sfrattato proprio sti stronzi. Ma gli vogliamo fare un prank? No, Pasqualino, dove vai Pasqualino? Gli vogliamo fare un prank? Facciamo una rapina? Facciamo una finta rapina. Ma io sono volato. Facciamo una finta. Abbiamo notato Pasqualino. Una finta rapina. Io sono volato in aria, avete visto? Entriamo. Maschera, maschera. Aspetta. Finta rapina. Aspetta. Muscolo shift M. Oh, chi è quello? Vabbè, andiamo così, Pasqualino, tu così. Vai, vai, vai. Ma che cazzo lo chiamo in modo? Sento delle voci. Qua, vieni, di. Ma senti, ma come ti devo chiamare? Dave, Ninja, come ti devo chiamare? È l'ora! A me mi pizzica il pepino. Oh. Ma io sento delle voci, ma non capisco. Di qua? Posso offrire un po' d'acqua? Posso prima serve un po' d'acqua? Ma di chi è questa casa? Non so. Di qua. Allora io sinceramente la posizione l'avrei cambiata. Sì, l'avrei cambiata anche effettivamente, non so perché. Mi piace, no, mi piace. No, guardi la foto. Questo non lo pina, tutti a terra! Tutti a terra! Tutti a terra! Tutti a terra, questa non la pina! Te sta dietro che mi devi da sordi, ok? Te sta dietro che mi devi da sordi. Era uno scherzo! Ma una piccola burla! Siamo noi! Siamo noi! Io mi sono pure appinato, è vero! Mani in alto tutti quanto! No. Ma Gingo, Django, siete voi! Ah, sono loro, mi sa! Siamo noi! Ero piacere, sono Pasqualone! Hanno fatto io sono Giacomo Brambilla! Allora, ascoltatemi un secondo, prima di iniziare il tutto, mi farebbe piacere portarvi da una parte qua vicino, andremo con un pullman e poi ritorniamo qua, ok? Va benissimo! Una piccola intro... Io mi volevo presentare oggi, sono Carlos St. Carlos, un po' francese... Carlos, si faccia vedere, Carlos! Signor David, giornalisti che famo, li diciamo! Salve, Carlos! Salve! Carlo, non Carlos! Carlo! Ma preparato. Piacere, signor Fera. Allora, mi occuperò di tutto io, del servizio sicurezza e anche delle riprese video. Carissimi, venite qua. Allora, su, sala pattrucco e parrucco, via, ragazzi, andiamo, dai, opla là. Seguiamo il regista da sup. Scusate, volevo un attimo ammirare la foto del mio cesso, che non l'ho ancora vista bene, posso?
Ubladà, ragazzi, sempre coordinati, eh? Ragazzi, venite, venite. Non si preoccupi, non si preoccupi. Sempre coordinati, poi tu con quei tatuaggi in testa non potresti lavorare. Scusi, lei ha modificato. Non si preoccupi. Sì, no, chi sono? Oh, Checchino, come stai? Vabbè, comunque sei lui. Oddio, scusa, 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 non volevo. Scusa, scusa. Sempre io, scusa. Devo chiedere un favore, Jordan. Seguitemi, seguitemi, questa è la mia vita, le Kardashian. Andiamo, andiamo, andiamo. Con Carlo Kardashian. Welcome to my clips. Allora... Scusate, aspettate, fatemi provare il secondo. Mi scuso, questa è la mia... Grazie, mi sento quasi in un telefilm. Allora, come si prende la videocamera se anche voi si fa dei riprese? Ecco qui, microfono posizionato, vada pure. Benvenuti a tutti in Welcome to My Clips. Io sono Carlo Kardashian e benvenuti nella mia casa. Oggi è la prima puntata e seguiremo le peripezie di Carlo e della sua famiglia, le Kardashian, con questa ragazza, mia sorella. Ah, questa qui con i capelli rossi. Esatto, mia sorella che sta lì sempre tra i rapper. Mia sorella, venga davanti, grazie. Ma io sono sorella, E lei è la sorella, ecco. Sì, 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 confermo, sono la sorella. Buonasera, buonasera. Buonasera, welcome to The Kardashian, lo show fatto da Carlo e sua sorella. Vero, vero. Ok, questa ragazzi è una prova, perfetti, perfetto, perfetto. Allora, io vi dico già subito che non credo di potervi pagare per il servizio, dovremmo essere pagati dal signor Federico. A chi paga noi? Poi pagherò io voi, ma se finché non vedo i soldi non vengo pagato. Io sono anche il regista, ma anche direttore della sicurezza. Salve carissimo. Sì, lo so. Ok, allora finché non arriva il pullman, andiamo al pullman, aspettiamo il pullman, cercate di stare focalizzati. Voglio presentarvi Pasqualino. Pasqualino, puoi fare una piccola introduzione alle videocamere? Ciao Pasqualino. Faccia un saluto, signor Pasqualino. Ok, io seguo il regista. Sono Pasqualone. Carlos! Sì, scusi, mi sto prendendo possesso della troupe per fare un mio programma con alcol e puttane. Ah, ok, mi scusi, ma hanno detto che qui non ci pagano, ma è vero? Come no, assolutamente, certo che no. Mi scusi, ma lei cosa dice? Allora, secondo i piani dovremmo aspettare un pullman che ci farà fare un giro. Sotto. Allora, c'è da Supreme, salve carissimo. C'è un outfit. Io sono un po' troppo elegante così, Carlo. Scusate, allora metto un outfit anch'io. Allora, portate Rubino al tucco e parrucco. Su, scusi, Alfio, ho sbagliato. Tu che parrucco? Che Rubino, ho sbagliato. Alfio, tu che parrucco? Vabbè, devo fare tutto io. Dai, Alfio, vieni come ti trucco io. Ok, ok. Ah, caro, non ti ricordo di me, cavolo. Ma sì, mi ricordo, carissimo. Ma che bello, cavolo. Ma che c'hai, video? Una sorella di quella. C'ho le pinne. Con le pinne. Pasqualino. Dove vado? Dove vado? Lei ha la pistola, giusto? Io. Sì. Dai, ragazzi, sì, ma tu tieni un panino. Non tengo un panino. Vada a fare sicurezza. Vada a fare il suo lavoro. Vada a fare sicurezza. Vedo una pistola. C'è quello in pullman incazzato nero. Cosa dice? Dobbiamo muoverti. Andiamo in pullman. Alfio, trucco e parrucco in pullman. Su, hop hop. Tutti in pullman. Okay. Posso mantenere la pistola così? Sì, può mantenerla. Dai, fa parte della sicurezza. Ci sto capendo. In pullman, Alfio. Andiamo. Ma dove va quello? Pescatore? Pescatore, ma da qua no madonna, mi sono spezzato il collo. Salve, pronto? La sento pienissimo. A bordo, signor Dave, mi può dare due belle? Siamo su un pullman. Pronto, si parte. Sì, prendi in pieno il giornalista. Allora. È il giornalista, ragazzi, prossima ci manca il giornalista. Abbiamo perso il cameraman. Il cameraman, cioè oh, cazzo, ma qua è pieno di gente, ragazzi. Ma come è pieno di gente? Oh, ma non gliela fa, regà. Ma non gliela fa il furgone. Oh, dobbiamo andare in corsa. Attenzione, dobbiamo andare in corsa. Ah, no. Pronti? Maschio, dammi la spinta. Attento, maschio, non ti metto davanti. Era Gingo, avevo investito Gingo. Non ce la fa. Aspetta, fermati, fai salire Gingo. Ma chi è sta Gingo? Chi è? Damo Gingo. Ah, questo è sergente. Ma raga, damo. Ma raga, c'è Tony. Vai, Uè, si parte. Uè. No, Gingo. E se muore il e se famo l'incidente? Aspetta Gingo. Dov'è? Mezzogiorno. Gingo, diciamo che Gingo ha un brutto. Teniamo tante strappate, sì. Hai un brutto rapporto con le auto.
Gingo, sali. Ma Gingo, sali con, sali con i giornalisti, davanti, semmai. Davanti la porta, cazzo. Ma io sono Giango comunque. Premi ma F. Scocciati sul tetto, scocciati sul tetto, vai. F, F, Gingo, F. Andate, andate. F. Andiamo, sali andiamo, con i giornalisti allora, per favore. Altro, andate, 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 cioè, va bene, con i giornalisti. Grazie Camillo. Sì, ha detto che ci raggiunge. Ok, perfetto. Eccoci qua. Ma noi mi rubano il biglietto. Lamborghini là, oh. Carlos? Sì, tutto sono qua. Permesso? Scusa, io non ho il biglietto, è un problema? Dave, ma non è che mi rubano la Lamborghini, ho pagato un botte di soldi, eh? No, cioè, può essere. No, che può essere? Oh. Ah, a proposito, ci sono le macchine per il signor modificato, eh? Mi chiamo Carlo. Signor Carlo, sono le sue macchine, sono tutte pronte. Quando vuole gliele diamo. Perfetto, perfetto. Allora, però, facciamo no, questo non ce l'ho, speriamo che non ci ferma la polizia. Se no, soppiazzi. Ne hai uno dentro di poliziotto, giusto per ricordarti. Sì, ma tu sei corrotto, che me frega. Abbiamo che senso? Un speciale, dai. Sei corrotto? Oh, ah, oddio, pensavo era un poliziotto. No, è l'ambulanza. Allora, io ragazzi aspetto questo tour in bus e poi inizio a volare, Bravo, bravo. Qua? Sì, di qua. Ragazzi, giusto 3 minuti. Nel frattempo, chi è che si fa una striscetta? Dobbiamo andare? Qua a destra, immagino. Signor Checco, lei si faccia gli affari suoi. Esatto. Oh, ma guarda te, oh. Metti la freccia, metti la freccia. Qualcuno ha un fazzoletto, per favore. Oh, ma c'è un elicottero. Oh. Sì. Oh, la madonna. C'è l'FBI. Allora, se scendete cortesemente, una piccola, un piccolo intro, poi fate quello che vi pare, insomma. Prego, scendete, sempre F per scendere. Prendi il microfono, prendi il microfono. Buonasera, buonasera, buonasera. Ok. Salve. Sì. Allora, signor Fedez, se guarda verso lì, cortesemente. Che? Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Scusa, Carlo. Scusa, mi è partito il dito. Perdonami. Oh! Oh, 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 oh. Silenzio, per favore, silenzio. Oh? Ma che Ninja Edit, vediamo. Dico. La Madonna. È un piccolo benvenuto. Metti il microfono bene, metti il microfono bene, così riprendiamo tutto. Da un po' di problemi. Ma signor Pasqualone è davanti? Ah, mi scusa, ma perché ho obietto? Eccomi! Eccomi! Ma perché ho obietto? Nuovo membro del fit! L'inviato speciale Salve. Piero, cosa provi ad essere Iron Man? Vedi? Cos'è andato? Ah, vedi che vuoi. Non so cosa c'entri questo ragazzo col featuring. Sì. Non parlare qua, non parlare qua. Non c'entro niente io col fit, ragazzi. Buonasera. Buonasera. Gigante. Buonasera, buonasera. Ah, oh, quello sono io. So Fedez. Ma signor Carlo, ma perché le pinne? Mi per lavorare meglio. Ma sembra una di quelle cose da ultimo giorno di scuola. E beh. Bellissimo, ragazzi. Fantastico, grazie bello. Mille, ragazzi, bellissimo. Beh, adesso torniamo a casa. Mi serve per lavorare. Carlo, cosa costano? Dov'è Nicolino? Nicolino? Scusa, volete dire qualcosa? Bravi tutti, raga. Bravi tutti. Ok, il microfono. Bravo, scegliere proprio il materiale. Ragazzi, ma Young Miles. Il microfono c'è? Sì, funziona. Perfetto. Sto fumando la bottiglia. Scusate, ma Young Miles. È qui. Dov'è Young Miles? È qui. Eccomi. Chi vuole? Puoi alzare le braccia? Nicolino. Ah, sei tu? Ah, ciao, piacere. Ciao, my slime! Ciao, my slime! Aspetta, ti volevo salutare. Ciao, my slime! Ah, stanno facendo il biglietto, capito? Ciao, my slime. Vi riporto a casa, ragazzi?
Sì, vabbè, dobbiamo iniziare a girare il video. Sì, okay, io, guardate, io vi raggiungo. Se lei mi dice dove sono le macchine, le vado a prendere con la mia troupe. Ah, perfetto. Prima del signore? Ma è questo l'autobus delle gang bang? Ma voglio, c'è pure il divano dietro. Guarda che io sono salito su un pulmino. Ho l'audio bassissimo nelle altre live. Stavo a dire una cosa. Dimmi. Guido, quando può venire? Che dicevo, la venire. Più tardi. Va bene. Ancora non iniziamo. Buona giornata. Sì, due coglioni. Non è che chiamano per un niente di niente. Siamo tutti a bordo? In teoria. Credo. Siamo tutti, ragazzi? In teoria sì. Fedez? Sì, c'è sta. Mi sentite meglio? Sì, molto meglio adesso. Ah, ok. Ci sono. Ho scritto le corde vocali con il bong. Eccomi qua, pronto a lavorare. Le fa ridere la droga, a me fa piangere. Sono in questa merda da anni ormai per colpa di una serata con amici. Ho preso qualcosa, mi sa. Ho preso il muro, fratellino. No. Ma dov'è Carlos? Dov'è lei? Ma non sono Carlos, sono Carlo. Ma io lo chiamo Carlos perché... È perché ne vede due. Oh, scusa, ma... Sì, pronto? Comunque, ragazzi, sì, sono oggi sono impegnato. Sono impegnato, sì, devo fare un lavoro, però quando vuoi ci torno, amore. Oh, dimmi. Ho un po' di fame. Magna, che vuoi da me? Pasqualino, ci canti una canzone? Numerino? Ma io non ce l'ho. Fame veramente. Oh, siamo scortati, raga. Wow. Portiamo dei VIP. Beh, sì, effettivamente. Devo essere francese, ma non me lo ricordo di fare francese, ragazzi. Signor Carlo, lei che è il regista di questo video. Ha già un'idea su come possiamo iniziare? Sì, io farei un excursus riguardante la vita e i soldi che si fanno con la malavita, quindi per cui con il rap o con la trap o con la drill o con quello che si vuole chiamare questo genere musicale. Direi di partire dai bassi fondi per poi arrivare sempre dai quartieri più elitari. Ah, bello, eccoci, bello qua. Mi piace l'idea. Senta, ma Ninjo. Oh, che è? Cos'è successo? Niente, classica esplosione. Ninjo, dimmi. Se io avessi la base del pezzo per fare il videoclip, Jingo? Aspetta un secondo, mi consulto col tecnico. Sì, va bene. Con tutto il bene che provo per lei, però Django. Sono Django. Django, ma sei tutto squartato in faccia. Lo so, mi avete investito tipo tre volte. Però grazie, vengo. Sei completamente aperto. Sono un po' squartato, ma tranquillo che vengo bene. Ho 52 anni e sono ancora vivo e vegeto. Sì, mi ricordo le serate a base di donne. La passione per le donne. Ma Brambilla ancora gli da sotto, C'è qualcuno che mi riesce a far parlare con un angelo. Allora, venga qua, Federico. Vengo. Cingo, mi fratello Cingo non riesce a entrare. Allora, poi... Allora, noi saremo. Lei mi deve seguire perché se no ci mettiamo troppo. Allora, okay. Saremo scottati e ci muoveremo sempre su quattro macchine. Gli altri ospiti potranno raggiungerci. Noi ci muoveremo con voi, con il servizio di sicurezza e con la troupe. Poi chi vorrà venire venga a sua discrezione. Però nelle location ci muoveremo con queste macchine. Così saremo 1, tappa 1, ulala, tappa 2, ulala, tappa 3, ulala, tappa 4, ulala. E poi finiamo magari con un piccolo jet privato. Un piccolo jet privato classica. Ripresa sul jet privato, un po' così quel vedo non vedo di lusso, presento, e ci siamo. Scusi Carlo, le presento Young Miles, che è il ragazzo che vede lì di fianco. Piacere Carlo. Salve Carlo. Vedo che già ci conosciamo. Ci conosciamo? Sì, ci conosciamo. Sì, salve. Abbiamo fatto del gran sesso a Las Vegas 3 anni fa. Assolutamente sì. Mamma mia che ricordi. E poi lei ha prodotto quella fantastica canzone chiamata Bohemian Rhapsody. Assolutamente, no, non solo, anche il disco. Cosa state? Scusa, cose tra di noi. Ok, scusate. Allora, ci siamo, a me servono le macchine, c'è anche Hitman. Ok, Ninjo, io se vuoi ti posso girare il brano per la canzone. Perfetto, lo manda qualcuno con la soundboard. E praticamente... Salve. Sì, è bene. Ok, l'ho visto dalle cuffie, non serve il tesserino. La ringrazio.
dalle cuffie no. Selfie ci sono delle FBI. Ma... Sì, sì, allora, dalle sue cuffie. 14.2. Ma lei è qua per Carlo... quel giro di riciclaggio illegale? C'è qualche giro di riciclaggio illegale? C'è qualcosa che non va in me. Ma lei è l'FBI? C'è qualcosa sì, no. Che non va. Se me lo dice FBI, fanno cercherino. Se devi un ciclo. No, ciclo no, mi scuso un secondo. Ciao, non sta al contrario. Voldemort. Ma perché la vedo con la testa? Carlo, guarda, c'è qualcosa. Ma non deve fare tipo slash Ma qua serve un esorcismo. Qua c'è un problema tecnico. Sono Rubino. Rubino, hai fatto un 360, ma di testa, però. No, no, so. Ma c'è il padre Gennaro? C'è il padre Gennaro? Sì, penso di no. Ma... Qua c'è un problema di esorcismo. Aiuto! Prova a fare slash www. No, sono Rubino, non so. Salve signore. Buonasera, salve. Provi a fare molti, molto slash www. Ah, grazie mille, grandissimo, è cura di Cinema. Grazie, aspetto la puntata numero 3. Carlo, non vi sentite come ci siamo comunicati? Può usare qualche meme. Ma questo chi è? Scusami. Qualcuno mi sente come funziona il videogioco? È un nostro amico, vieni, vieni. Carlo. Io ti schiattavo. Ma, devo aver, ma mi senti bene? Sì. Devo mantenere la pistola? No, no, non serve secondo me. Leva da pelato. Dave. Dov'è Dave? Ma, a me servono le macchine e poi iniziamo. Lei guiderà una macchina, eh? C'è un problema in corso. Oh. Non ho idea assolutamente di come prendere una macchina. Guarda, ho l'esorcismo, qualcuno ma in mio comit, bene? Aiuto! Aiuto! Lo so! Sarubino! Guarda, però sono un po'... Ah, no, ma c'è una faccia andato, guarda! Ciao, no, questa è... Ma è bellissima! Ma perché come si fa a girare? Ma l'ho notata... Pasqualino! Non so se vi piace, ragazzi, ma... Ci voleva Mosconi, il santino. Signor Ninjo! Questo è un gran mezzo. Non so io. No, lo so. Posso avere le macchine? Un attimo, rigira, scusa. Ninjo! Dov'è Ninjo? Salve, dottore, sì, buonasera. Sto un po' messo male. Lo vogliamo provare su strada? Che non lo so, mi si è girata la testa. Io sì, ti vedo. Ok, aspetta. Allora, signor Carlo, Ninjo, venite qua. Venite qua. Provi. Ninjo, Carlo. Scusate, sto sistemando la testa. Carlo. Eccomi, sono pronto, operativo. Ok, possiamo andare? Aspetto le macchine, sono operativo. Dobbiamo prendere le macchine? Sì, devo chiedere a Ninja le macchine e ci siamo. Sono pronte, se viene con me le accompagna subito a prendere. Ah, perfetto, dove okay, arrivo? Andiamo tu. La seguo. Young Miles, dov'è? Ma pure le mani, guarda le mani. Young Miles, aspetti, Aspetta un attimo. Aspetta. Eccomi qua. Sì. Troop, voi seguitemi su una delle nostre macchine di rappresentanza. Oh. Signore? Eccomi. Scenda da... Aspetta. Ce l'ha qui, prego. Questa è una. Se mette l'altra la guido io. Ok, perfetto. Oh. No, perché l'ha rimessa a posto? Non ho mai preso una macchina dal garage in vita mia. È la prima volta. Perfetto, questa la guido io, l'aspetto. Perfetto. Ecco, già rovinata. Ne ho patentato. Guarda con noi, guarda con noi. Permesso. Noi siamo... aspetta, c'è Carlo, puoi dare la posizione a Sciotti?
Signor Checco, ok, vedrì. Carlo? Ecco. No, metto così, oh, se wow. Il ghetto tra poco, il ghetto. Ghetto, Groove ghetto, Street, ghetto. Andiamo, let's go. Ma deve suonare quella cosa? Quando il regista ci dirà... Guardate la regista. Signorate, è tutto pronto? No, perché io devo salire con Carlo. Salga, salga, ragazzi, siamo pronti. Al ghetto. No, aspetta. Signor Ninja? Ok. Oh, perché sto qua? Dove ero io? Dove? Dove è andato? Ma dove sei? Ok, non ci siamo. Troop! Andate nell'altra macchina, troop! Nel vostro furgone, entra. Ah, esatto, nel vostro furgone, bravi. Aspettami. Ma che fa? Eccoci, siete carichi. Aia. No! Oddio! Ok, le piacciono le macchine, signore? Sì, molto bella, grazie. Abbiamo anche la macchina di Pikachu, che è del nostro staff. Ah, bella. Abbiamo scelto questo formale informale per un accompagnamento sempre sul pezzo. Molto anche bella, driver. Di security non ce n'è bisogno. Driver, regista, anche commercialista, riciclatore per passione, ovviamente di plastica. Signor Carlo, la troupe quindi ci sta seguendo, vero? Ah, giusto, la troupe. Se corre così difficilmente che ci sta dietro. Giusto, la troupe. Però giustamente faranno un po' di strumento. La troupe è smart. O meglio, il microfonista è smart, credo. Vedo un microfono. Microfonista è lei? Sì, è lui. Il microfonista è smart. Prego, vabbè, il microfonista non ha i soldi. La smart non perde un pezzo, devo dire. Cosa? Non perde il pezzo, esatto, un pezzo. Esatto. Comunque Groove Strips. Ma perché proprio a Groove? Perché si parte da zero, capito? Il video è si parte da zero e si arriva a Top Life. Mi piace questo script, signor Carlo. Guardi, l'ho copiato dalla mia vita. Oh, signor Carlo. Senta, non ho mai guidato una macchina di questa cilindrata. Il microfonista però qua lo licenzio, eh. Dobbiamo aspettarvi. Okay. Ragazzi, dobbiamo aspettare la troupe. Un secondo. Prego, rientriamo. No, è pericoloso. Che fa? Lei è pazzo che esca. Non lo so, signore. Se mi dice di uscire, io esco. Groove Streets. Vabbè, tanto lo sanno. Arriviamo noi che facciamo sopralluogo. È arrivata la troupe. Ce l'abbiamo dietro. Comunque, signor Da Supin, riesce l'aurelo, eh? Riesce l'aurelo dalla macchina, è vero. Io non so, allora, io sono una persona che si orienta guardando il sole, per cui non metto il GPS, ma se qualcuno me lo vuole mettere, ben venga. Dovrebbe essere da queste parti, qua si gira a destra, qua è la zona dove sono nato in realtà quello che ho detto prima erano delle balle, sono nato da un figlio di avvocato e ho finto di fare la strada. Ah. E perché le è piaciuto fare finta di partire dalla strada? Ha appena annunciato che ha creato perché una sa com'è, le storie romanzate piacciono di più della vita normale. Ah, beh, è vero, ha perfettamente ragione. Allora qua, scusi, non sono mai stato al ghetto in realtà. Ma Young Miles ci sta seguendo, vero? Non me lo siete dimenticato? È quello con la Groove Street, credo che la conoscano tutti. Io non vedo più la sua faccia è la sua macchina, giusto? Eccolo. No, una smart di merda. No, abbiamo perso Young Miles. Il signor Da Supreme ha il numero di Young Miles, oppure il signor Federico ha il numero di Young Miles? Io non ho il numero di Young Miles, però recuperiamolo, ragazzi, è fondamentale Young Miles. Cioè, io manderei la troupe televisiva. Troupe televisiva? Ci recuperate per favore? No, io manderei soggetto. Pasqualino, che è la troupe che è già lenta così. Pasqualino, puoi recuperare Young Miles, che è il ragazzo con la macchina con la sua faccia? Esci dalla macchina che non ti sento. Dai, Pasqualino! Non è uno sveglio questo? Oppure c'è Rino? Non lo acchiappo! Il cane di quel fallito di genitalia. Perché sta con zaino? Lo sto vendo? Non lo so, Pasqualino! Vai a vedere in giro! Ma io mica so dove sta! Abbiamo perso la Miles mobile! È la macchina di Young Miles e la sua faccia, è una macchina molto storta, tutta viola, con degli occhiali. Ma abbiamo un numero di telefono, magari lo chiamiamo. Ma magari può vedere dal telefono satellitare, occhiolino. Esattamente. Occhiolino. Ragazzi, controllate il satellite, voi che state all'interno di quel veicolo. La macchina, attenzione. Vieni, Pasqualino, andiamo al ghetto. E via.
Sì, ma anche tu ci vuole la pistola, è pericoloso. Vabbè, facciamo. Vediamo cosa succede. Bagno di sangue fa comunque notizia. No, beh, se potete dare delle pistoline a me e ad Asup sarebbe ottimale, ragazzi. Sei capace a usarla? Beh, certo, abbiamo fatto una rapina insieme, non so se ti ricordi. Eh sì, magari i nostri là. Ci stanno i giornalisti, questi ne aspettano altro che faccia subito. Capirai, se poi sono quelli da Rai alla fine. Ma chi è Carlo che guida? Ah. Mi puoi andare al ghetto tu, ti seguo che non ci sono mai stato in questa zona. Ah, ci vado io? E che vai, vai via, dai, signor, via dai coglioni, stiamo lavorando, signora. Oh, scusatemi, ah, siamo arrivati, eccoci qua, scusatemi, scusatemi. Siamo arrivati, Carlo? Siamo arrivati. Oh, shit! Oddio, oddio! E comunque glielo date, eh? Occhio, occhio, glielo occhio, eh? Ragazzi, oh, ma no! Ma gente, attenzione. E dobbiamo... Oh, oh! Oh, oh! Oh, stanno pullappando il signor Carlo! Oh, cazzo! Stanno pullappando il signor Carlo! Oh, dai, oh, diamolo! Vai, vai! Sono tornato dal fuoco, signore? No, ha c'è... perso de merda! Lascia perdere Carlo! Oh, ma che c'è? Ha perso de merda! Tieni, vieni qua! Basta, basta, è andato giù, è andato giù, Oh, oh, siete alzato! Eccolo, Young Minds! È arrivato Young Minds! Vi chiedo la gentilezza di non essere... Cosa? Ragazzi, ho un piccolo problema della macchina, mannaggia miseria. Sì, sì, un po' di impiccio. Allora, no, non è successo niente, no! Ce l'hai con me proprio, te, eh! Scusami, scusi! Tutto fatto, niente di male! Ma Federico, ma sta picchiando tutti, eh! No, picchia sempre me! Vabbè, ce l'hai un po' la faccia da schiaffo. Allora, ragazzi, venite. Ragazzi, mi serve. Mi scusi, signor Alfio, ma questi sono. Questi del ghetto sono persone con cui possiamo sono parlare? Io, del ghetto, sono io. Dietro sì, di sì. A lui. Sono io, Guido Piero. Salve. Sono qua. Questo viola. Salve, non volevo rompere dei coglioni, però il vostro, la vostra location è abbastanza iconica. Guarda, se vuole le faccio vedere lo studio che c'ho sotto. No, dobbiamo... Ah, possiamo... Guardi, io sono Carlo, della Carlos & Carlos Produzioni Video e Audio Sicurezza. Guido Piano, e riciclaggio. Allora, parcheggiamo un attimo le macchine meglio e la seguiamo. Certo. La base è pronta. Sì, sì, quando il signor Carlos ci... Andate nella piazza, ragazzi, sono ok, andate nella piazzetta. Tu ce l'hai un panino? Non gli hai dato i panini a Pasqualino che deve sta dietro. 6, 8, 7. Che c'è? Quanti cazzo tu? Mi seguate qua. No, allora. Mangio una base. E aspetti un attimo che devo chiedere agli artisti, aspetta. Sì. Puoi anche tu. Ah, ma tu stai Carlo, stai facendo me. Sì, numero c'è in mano. Sì. È un'ascia. Sotto, Fede. No, ma tu non devi usare questo. Sì, bravo. Non sopra l'uno, ma sotto all'uno. Dove sta avuto? Una mazza. Guarda, vedi che non me lo mette. Ma tu lo stai mettendo sopra quello che sono di là. No, adesso è sotto. Mi è scappato, scusa. Ok. Vedi che non va. Prova. Ma lascialo quando sei lì. Ciao, ragazzi, chi è? Vediamo, usa. Che cazzo? Ah, ok. Ok, impugnala. Anzi, fai una cosa, prendi prima il telefono in mano perché c'è il telefono. Così. Premi 1. Premi 1. E adesso eccola metti qua. Apri sempre F2 e metti i caricatori. Vieni un po'. Premi due volte sul caricatore. Premi due volte sul caricatore. Metticene tipo 7. Oh, scimmia. Dentro. Oh, perché hai chiamato scimmia? E c'è letteralmente una scimmia lì. Sì. C'è una scimmia, non caricata? La vedi? Che cazzo è? Sono due, però... No, Fede, ascolta, devi avere la pistola in mano. Se no non lo sai. Premi due volte sulle scatole. Come ti chiamo? Ok, perfetto. Pasqualino, stia calmo, per favore. Sulla c'è il simbolo dei proiettili. Però ho chiesto rapper fallito. Che significa? Alza le mani, scimmia. No, ti prego, non mi sparare, cazzi, non mi sparare. La scimmia sto. Guarda, qualcuno mi ha insultato. Ragazzi, sì, lo scimmia al mare. Sì, pure io. Ho sentito anch'io. Sì, è stato ninja ad insultare. Sì, lui. Ah, sì? Ma mi scusi, ma è quello che penso io, quello lì? Sì. Ragazzi, vogliamo lavorare o vogliamo fare un cazzo? Ah, signore col microfono, si sposta. Venite, artisti, seguitemi.
Troupe, vi seguo. Oh, ma ragazzi, c'è Post Malone. Ma che cosa è tutto? Via dai coglioni, Post Malone. Oddio, scusami. Ma sostanzialmente non sono il radio digitale. C'è Post Malone, c'è Tupac. Dov'è? Dov'è? C'è anche quel clown di Fede. Ciao. Tu chi sei? Io sono il manager di tutto. Fagli brutto, bro, fagli brutto. Chiudete. Oh, ragazzi, c'è Post Malone. Signor Carlo? Sì, lei vuole lavorare o vuole fare amicizia con i suoi idoli? Io voglio lavorare, ma non ho capito perché c'è Post Malone. Non ce ne frega un cazzo che ci sia Post Malone. Può anche venire Gesù Cristo. Io devo portare a casa un lavoro. Via tutti qua. Ma questa parte. Tutti qua, per favore. Ma sta scimmia che ce l'ha. Allora, per gentile concessione del boss del ghetto, che è questo ragazzo con i capelli viola, potete fare silenzio per favore? Allora, per gentile concessione di questo ragazzo con i capelli viola, possiamo usufruire del ghetto proprietà dei viola. Per cui, io farei una ripresa. Farei una ripresa prima in piazza con chi vuole, poi farei una ripresa in una casa, in una crack house, o davanti alla crack house, o dentro, che dir si voglia, e poi il boss dei viola ci ha offerto il suo studio per fare una ripresa all'interno del loro studio. Se volete, ve lo faccio un attimo vedere. Bene, bene, bene. Prego, da ho scritto la sceneggiatura. No, la donna. Andate con la base, per favore, chi non c'entri niente, via la riquadratura, via, per favore, via, tutti dietro. Vogliamo... No, magari lui sì, questo ragazzo sì. Io? Sì, tu sì. Ah, ok. Dov'è Young Miles? È qui. È qui, Young Miles, mettiti tipo un po' dietro da come fanno... Scusate, c'è un'informazione molto personale, Federico. Sì, dimmi. C'è un certo Tupac che... Come c'è un certo Tupac? Ascoltami, non ha speso belle parole con te, ok? Dice che ti sta cercando. Come mi sta cercando Tupac? Sì. Direttamente dal paradiso. Ma chi è? Aspetta, che devo fare slash fix arma. Fai sulla chat slash fix arma, tutto attaccato. Sì. Ma chi io? Sì, tu. La carbonara si fa senza panna. Ecco, bravo. Bravo, Pasqualino. Ho sentito che la panna non fa tu. No, bravo, però. senza panna. Qua sta scritto che si fa con la panna. Ninjo, buttalo. Sì? Libro. La videocamera come si tira fuori? Allora, aspetta, F5. No, F6. Telecamera. E poi vai su telecamera e te la tira fuori. Oppure il microfono, bravo. Quello che vuoi portare. Era giusto. Ah, giusto? Il microfono non do consiglio, è scomodo, bravo. Oh! Ma chi è che spara? Chi è che spara? Tranquilli, ci pensa anche lui. Allora, ragazzi, spostatevi, dove sono gli artisti? Siamo qui. Sei riuscito qui a prendere la telecamera? No, siamo, non mi si apre F6. Allora, artisti, venite qua. Venite qua. Credo che abbiamo perso da Supreme. A me sa. Signor Carlo? L'hanno ammazzato? Non lo so. Tupac ha ammazzato Supreme? Era andato. Il Supremo, Carlo! Ma dove sta? Dov'è il Supremo? Dov'è il Supremo? Prova adesso a farlo, per favore. Scimmia! Oh, sta arrivando Tupac! Mi sta venendo a far brutto Tupac! Prova a farlo adesso. Oh, raga, mi sta sparando Tupac! Sì, adesso ce l'ho, ma non... Eccola qua, sì. Raga, mi sta sparando Tupac! No, tranquillo. Ok, farà la seconda volta la stessa fine. Spara a te. Ma è Tupac che spara a tutti. Dove vai? No! Oh! Oh! Ci siamo tutti qua. Oh! Bravo, l'ho fatto io. Aiuto! Aiuto! Bene. Mi chiami Headshot Machine di Ponticelli. Mannaggia miseria. Hanno ucciso Young Miles e il sottoscritto. Oh! Rieccomi. Vabbè, sta anche un stream. È trap. Mi piace, è trap. È l'erba dei Pallas. E a quanto trap questa cosa? Signor Carlo, sta bene.
L'hanno ferito? Signor Carlo. Ok, sono eccomi. Ferito. Grazie, medico. Grazie, dottore. Bene. E provi adesso a prendere la telecamera. È lì. Sono 7 mesi, caro Giullare. Sì, ecco qua. Assieme al pagliaccio. E per le palle la stessa cosa. Perfetto, perfetto. Grazie, ho il cazzo enorme. Come al solito. Allora, ragazzi, registriamo per favore. Tutti via, tutti dietro le telecamere. Sono qui, vediamo se funziona adesso. Non puoi che spara qualcuno. Dove sta la sicurezza per sgombrare la zona? Dove sei? Qui, provo. Vai. Si vede che stai fatto comunque. Lo so, lo so. Ma che mi spari? Allora, okay, ragazzi, veloce, vi tutti via dietro tranne il produttore, gli artisti e il ragazzo basso. Pure io. Devono registrare tutti dietro, per favore. No, Checco, tu dietro ci devi stare. La prima scena la faccio a petto nudo, signor Carlo. Perfetto, mi sembra il top. Andate dietro lì al garage, quello con i graffiti. Ok, Young Miles, dov'è My Slime? Young Miles. Vai, Checco, vai, dove sta il garage? Dove stanno andando loro? Vai, Checco. È uno, un cannone. Bravo, Checco, porta quel cestino di rifiuti più vicino in scena, per favore. Aspetta, provo a spostarle. Questo? Ah no, il cestino. Manca Young Miles. Vabbè, iniziamo questa prima senza di lui, fate qualcosa. Signor Young. Vada, Young Miles. Si faccia avanti. Vada dietro, poi proprio appoggiato lei. Ma io mi sento un po' diverso dagli altri. Perfetto, fate qualche posa, fate qualche posa per le telecamere. Qualche posa? Qualche posa un po' più... un po' più... Io. Il miglior streamer nazionale in assoluto. Grazie, ma aspetta, non mi piace questo, aspetta. La gente, stiamo facendo un perimetro. Ok, camminate un po' avanti, piano piano. Faccia un cazzo di perimetro. Lavorando. Guarda. Venite piano piano più avanti. Tirate fuori quelle pistole, ragazzoni. Non tira fuori la pistola? Sì, tirate fuori quelle pistole, ok. Checco, spara un po' in aria. Sparate tutti in aria. Ok, perfetto. Serve qualcuno che rapisca anche una persona tipo ostaggio. Se gli dite il muscolo. Capito. Fratello, come stai? Esatto, così. Bravo, bravissimo. Cazzo. Che coreografia. Bravissimo, bravissimo. Ok, Federico, spara in testa. Spara in testa. Grazie. No, perfetto. Oh cazzo. Ma cazzo. Vogliamo il video di Tiziano Ferro. Ok, per il cestino. Va sempre bene? Hai ripreso il cestino? Lo cestino, il signore? Sì, buttatelo. Lo posso buttare? Sì. Ce l'abbiamo, secondo me questa, ce l'abbiamo. Questo lo butto, eh. È buona? La confermiamo? È buona. Perfetto. La teniamo? Tenetela. Ora ne facciamo subito un'altra. Venite dentro una casa qua abbandonata, vediamo. Questo dove lo butto? Signor Carlo, è veramente molto professionale, eh. Grazie. Opla. Ma riesce a entrare? No, entriamo tutti insieme, fate view. O no? Ma che dici, la compro un attimo questa casa? Un secondo? Aspetta, niente. Ma niente, una banana... No, mi sa che entriamo divisi, ragazzi. Sì, entriamo divisi, per questo non entriamo. Ma mi sa che qua non si può fare. Miles che deve fare view. Ah, eccoci! Entriamo insieme! Ma dovete dire a Young Miles di fare view, se no. Vado io. Ok, ragazzi, venite qua. Opla. Ok, ci siamo. Adesso fate muscolo F6. No, scusatemi, F qual è? F7 e poi sì, fate prop. F7. Muscolo qual è, scusami? F7. F7, poi prop. Prop? Sì, e poi tipo così riesci ad attivarti un joint, un bong, qualcosa del genere. Ah, ok. Oh, che è?
Oh, Tupac! È di nuovo Tupac! Oh, ragazzi, è di nuovo Tupac! È di nuovo lui! Sparategli in faccia, sparategli in faccia! Ma perché si incazza? Tupac, ma è proprio incazzato! Ok, ok. Ma è proprio incazzato, È incazzato con Fedez. Ma è sempre incazzato, è assurdo. Mamma mia, Tupac, è incazzato con Fedez. Mamma mia. Ma Fedez, ma ha problemi con Tupac? Non lo so perché. Secondo me sì, secondo me ha fatto uno sgarro. Ma no, ha fatto uno sgarro a Tupac. L'ho fatto voi. Ok, quindi prop... Prop, allora io direi da Supreme se vuoi tirare fuori il bong. E il signor Federico se vuoi tirare fuori una rosa. Eccomi, eccolo. O una foto, uno... Proprio una rosa. Una rosa. Fuori il Carlo, mi consiglio cosa tirare fuori. Se volete io posso tirare l'ombrello. Okay. Il mio Young Miles per caso ha un po' di mal di gola. Ha leggermente mal di gola. Sì. Mi piace questa scena, è molto artistica. E qua Pasqualino potrebbe andare col suo zainetto. Il producer è sempre un pelo più indietro, ma la chitarra è fantastica. Posso mettermi con lo zainetto? Che cosa? Ma sta pure tu dentro sta... Ma ce devo stare pure io, no? No, no! Sì, ok, direi che questa è molto carina. Parlate che così sembra che cantate pure. Facciamo... Ah, ma scusate, qualcuno non può mettere in play la base? Metti in base, la posso fare io se volete. Sì, Carlo, se metti in play la base ci possiamo muovere così. Ma io non ce l'ho la base. Io la metto play. La mettiamo noi, la mettiamo noi. Abbassarlo, ok? Perfetto. Pasqualino, spostati un po', girati un po' triste che sei triste, esatto. Fai, fai, dai. Ok, Checco, con la pistola fai la security davanti. Ok. Spara, guarda in camera però. Mira in camera, mira in camera. Sì. Bravissimo, così. Mirate anche voi, ragazzi. Mirate in camera. Miro in camera. Sì, sì. Arrivo. Perché andiamo già qui? Anche tu, Pasqualino, bravo. Bravo, fate da sicurezza, fate da sicurezza. Bravissimi, fate da sicurezza. Mettetevi le maschere voi altri che non siete gli artisti. Ma la metto pure io, Carlo? Sì, sì. Non mi si ferma più il personaggio, raga, sto premendo X, ma... Raga, non... F8, C, invio. Scusami? F8, C, oh, cavolo, invio. Aspetta, aspetta. Aspetta un attimo, Ok. Ok, tirateci fuori tutte le pistole. No, niente mososega, solo pistole puntate. Pistole puntate. Così? Sì, bravi, puntate, puntate. Ah, dobbiamo puntare proprio? Puntate, puntate, sì, sì. Ma più vicini a loro, più vicini a loro. Fate più gruppo. Ragazzi, non mi fermo più dal ballare io. Allora, so perché. Allora, ascoltami, schiaccia F3. Uno. Sì. Schiaccia uno, ok, poi X. Ecco. Ah, ok, grazie, grazie, signor Carlo. Ha fatto bene. Hai fatto strike praticamente. Grazie signor Carlo. Allora, c'è un caso quando rimettere la base. Sì, allora, Young Miles, tiri fuori la chitarra. Mettiamo, quindi rimetto la base? Sì. Sì, e voi ragazzi puntate le videocamere, non voi stessi, puntate le videocamere. Ok. Puntiamo le armi. Sto per avviare la sua. Vado. Come si fa a puntare con una mano sola? così, Mo devo scrivo, aspetta. Bravo, fammelo che non me lo ricordo manco io. Ok, quando siamo pronti, altri T e 3. Aspetta, ma cosa devo scrivere? E 3. Devi premere T slash e. Mazzo, me lo sono ricordato. Senti, bravo Pasqualino, punta là, punta là. Come la squadra Genio. Sembra la squadra Genio così. Aspetta, sto cercando la posizione mia. No, no, punta a sinistra, alla tua destra, okay. Pasqualino. Okay, adesso girati leggermente. 3. No, non avanti, girati proprio destra, sinistra. Ok, 3. Così, così, fermo, no, no, troppo, Fede, troppo. Ho capito, ho capito, scusate. Signore, ho puntato l'arma a tutti, un secondo che... sì, non ok, sparare, ok, però, eccovi, ecco. 3, 2, 1. No. Siamo un po' scordinati io e Federico. Arrivo. Esatto, Young Mice con la chitarra. Young Miles, tiri fuori la chitarra di prima se ce l'ha. Perfetto, Federico, lei è l'unico che... Eccolo qua, perfetto. Oh, ottimo, ottimo così. E stava? Ancora, ancora. Ancora, 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 ancora. Vai, bravi. E se volete sparate tutti al soffitto.
Tutti a soffitto? Esatto, bravi! Aspetta, aspetta, aspetta! Vai? O dobbiamo sparare? Sparate, sì, sì, sì! Perfetto, ce l'abbiamo, bravi tutti, usciamo, usciamo! Via, basta! Basta, basta! Stop, stop, grande, bello! È bella, ragazzi, la base, perfetto! Non abbia nessuna bomba sotto i capelli! Oddio, oh, tutti i maschi hanno paura! Chi sei, dell'FBI, te, eh? Chi sei? Cazzo, cazzo! C'era un video lì, io ero... Ero qua per fare la sicurezza, non c'è nessuno. Allora, ci serve una ragazza! Non è ragazzi, ecco, cioè, ragazzi, subito. Signorina Crazy Sherry. Crazy Sherry, entra. Entra dentro, dov'è? C'è una signorina che vuole ballare un po' succinta? Sotto io mi chiamo Tatiana. C'è una signorina che voglie ballare un po' succinta? Però va bene, la seguo. Bello, venga. Aspetta che sta. Qual è la tratta? Guida lei? Bravo, cucciolo, bravo. Sì, ma devo solo spostarla, aspetta. Molto, molto bello. Fa piacere, fa piacere. Dopo le faccio vedere la chiusura. Eccoci qua. Se viene giusto un secondo da qua, ti faccio vedere dov'è, così già lo so. Ma già lo so dov'è. Ah, sono qua sotto, lo sì, 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 lo so, qua dietro il garage. Perfetto. Signorina, mi si può spogliare? Eccola qui, no, spogliare no. No, ora no. E allora mi si può mettere vicino alla macchina a ballare? Ma sì, ma dai che vi sì, potete sì, spogliare, su dai ragazzi, dai, non fate le timide! Carlo... Così, qua davanti, su questa macchina. Io ho il vestitino. Signor Carlo! Anch'io. Allora, faremo una clip con solo voi due e con due ragazze qua che ballano. Ok, c'è anche Ian Miles. Perfetto. Eccomi, eccomi. Non lo so. Ah, ma quello lì è 50 Cent, non ci assomiglia. Ma in tutto ciò, come si balla? Ma Post Malone dove è andato, raga? È andato a fare i cazzi suoi, Post Malone. Aspetta. È andato via. Sì. Dov'è? Aspetta, Dave. Però Dave. Mi fa un po' senso questa pistola. Magari una K stava meglio, sa? Più cattivo, okay, più cattivo. Tipo... Più cattivo. Turno? Vuoi una cap, Sì, dai una cap. Una cap. Vieni qua, allontanatevi tu che allontanatevi tu. Ci penso tutto pronto. Ok, sono qui. Ok, ce l'hai tu? C'ho tutto pronto, sì. Senti, ma se ti diamo una micro che è più da gang? Cos'è una micro? Che è una micro? Prova questa qua, aspetta. Impugna questa che magari ti rende più... Prova. Micro impugna questa che è meglio. Sì, sì. Secondo me è molto... Ma sì, togli anche la cama, adesso non esatto. Cioè, non anche dagli una colorazione oro che sta tutta oro. Ok, è meglio da strada. Mi piace, mi piace. Anche se oro, ma poi la vuoi tutta oro? Oro? Sì, oro? Aspetta, ora ti diamo... Facciamo dalla colorazione. Ok, aspetta. Adesso con la microuzzi in mano usi la colorazione. Oh, permesso? Oh, venga pure, venga. Cioè trascendi la colorazione. Allora, F2, okay, okay. Micro in mano. Micro in mano. Ok, vedi che c'hai tipo una colorazione F2. Ok. Ma sei sulla macchina veramente? Sì. Ma veramente? Okay. Che e trascendi la due volte sul colore che hai, F2. Troppo? Sei troppo hai visto che sei possente. Sei troppo triste. Nessun colore? Pistola, fucile d'assalto. Ok, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Signor Carlo, Carlo. Mi dica. Le ragazze ai piedi. Che dice se di mettere anche qualche cane, c'è no? Da baby, raga? Sì, non so come si faccia, faccia lei. Carlo, guardi, guardi, venga. Me le fa pantofole, signor Carlo. Guardi questo cane. Ah, venga, cane, alla macchina. Capito? Allolino, ecco, cliccaci due volte. Okay, ah, dovevo due volte cliccarci sopra. Due volte. Allolino. Sì. Che dice? Meglio, no? Ok. Sì, ecco, sì. Oh, ecco qua. Ci siamo, venga, ci venga, siamo. Qui, vicino alla macchina, cannolino, venga. Ok, anche su prima la K oro. Ragazzi, immagini, capito? Qua, qua, qua. Bravo, cucciolo. Signor Carlo? Signor Carlo? Sì. Guardabile. Possiamo girare la scena? Sì, posso... mettetevi qua, togliti Pasqualino. Ok. Allora, appena tolga. Così, metto la base, così, tutto pronto, metto la base. Così, qui? No, ma veramente... Esatto, o dove volete, anche dove volete. Io devo... Oh, mi scusi. Ma si figuri, si figuri. Scusate, Cagnolino, vicino alla macchina, cagnolino.
Ok. Venga, venga, signor regista, si mette al centro. Mettete la base, mettete la base. Ok. 3, 2, 1. Guarda che sta vicino al cagnolino. Base. È troppo, signor Carlo? Un po' troppo, sì. È un po' troppo. Aspetti. Scusi, senti. Ma è normale che sia toccato. Ma cosa sta guardando? No. Eh no, ho sbagliato, scusatemi ragazzi. Vada Young Miles, salga sulla sua macchina. Sulla sua in piedi. No, non riesco più a... Sono sempre a pecora, no, raga. Che stai facendo? Fai bellissimo, sei bellissimo. Vieni premuto F3, animazione a me. Ecco qua, F3, ok. Animazione a nulla. Adesso ne fanno. Oddio. Chi è? Aspetta, chi è sto stronzo? Signor microfonista, è troppo vicino. È lenta. Poliziotto. O tre. Anche il cane, faccia qualche ballo. Oh, chi sono questi? Oh. Ah, sono modificati apposta. Cazzo, ne so io qual è. Apposta, sono i modificati. Guarda. È caduto. No, non lo so. Oh, affio. Ma se ne va proprio. Ho ucciso il cane, raga, scusate. Vedo la morta, aiuto? Sì, chiudi. Aiuto? Che qua, accenda le luci della macchina. È tutto tuo! È tutto tuo! Pensa... Madonna mia, oh! Ok, l'ho preso. Me coglioni, oh! Raga, ogni volta viene Tupac per uccidermi! Sì, ma Tupac che ogni volta, raga, è incazzato! Grazie, solito! Scusate? Devi dire fatto uno! Fatto uno cosa vuol dire? Quando uccidi ecco uno devi dire fatto uno! Ah, ok! Per forza! Ricordati le ciabattine, eh! Ovviamente! Ma cosa... cosa è successo? È Carlo che sta aprendo tutto. Sì. Ma si è rotta la macchina, dottor Carlo? Da un'occhiata? No, no, tutto ok. Cambiamo, tutto ok. Cambio. Signor Carlo, le va bene la ripresa? Va benissimo. Andate, sparate sempre un po' in aria. Speriamo in aria. Allora, riparto con la base? Sì, ragazze, ballate, via! 3, 2, 1, base. Aspetta, mi è venuta un'idea, signor Carlo. Vada. Ma possiamo, signor Carlo, avere le scimmie qua anche? Va bene, tutto quello che volete. Le vado a chiamare? Ecco, le scimmie, vado avanti. Perfetto, farò... Oh, perfetto. Perfetto, avete per caso una cappa, signori scimmie? Ma io non ballo, non so perché. Carlo, guarda che ti faccio vedere, Carlo. Ma come non balli? F7. Danza, ah, okay. Fedez, danza. Carlo, guarda, Carlo. Così è più bello, aspetta. Ah, bravissimo! Concordo, bravo. Bello! Sopra il fumo, ragazzi, gli artisti, sopra il fumo. Buttatevi sopra questo fumo. Ma è svenuto. Bellissimo! Signor Carlo, lei mi fa volare! Grazie, non è un'idea mia, ma me lo prenderò il merito! Bella citazione, eh? Grazie mille! Vai, metti i fuochi d'artificio alla tedua! Dave, metti i fuochi d'artificio! Aspetta, vai, spammate! Più fumo, regia! Occhio che adesso partono, Occhio, vai. L'artificio. Va bene, signor Carlo? Perfetto. Ora partono, Cosa parte, signor Carlo? Eccoli! I fuochi sulla sua testa. Guarda qua che ripresa. Capi, io sono un VIP, per questo voglio un fucile greco. Grazie Federico, guarda qua. Guarda che ripresa, Federico, l'hai rovinata. Ma che cazzo sto vedendo? Va bene. Grazie Mattia. Con la scimmia, è molto carino. Non mi contenta. Prego, ma scusi, dottor Carlo. Questa è perfetta, per me va bene,
Per me va bene? Grazie Scanna. Per me va bene ragazzi. Bello, le piace? Sì, siamo al top, la notte è molto meglio del giorno. Perfetto. Beh. Perfetto, allora manterremo notte. E l'unica cosa ragazzi, se qualcuno, se qualche cameraman può fare la carrellata magari a Federico e da Supreme con dietro gli Amiles che camminano. Oh ragazzi, c'è Tupac, ha preso lo staggio Tupac. Pensaci a te, pensaci a te. Oh cazzo, raga, mi sto sparando. Ok, 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 raga. Raga. Grazie Alex. Ma perché ce l'ha con te? Ma non lo so che cazzo gli ho fatto io, Tupac, raga. Dopo mezzo giorno è rimasto a pecora, va bene. Arrivo. Ok, raga. Grazie, Zach. Venga, venga. Facciamo una, un video, facciamo una clip in macchina, che stiamo con le pistole in macchina. Il furgone, lo aggiungiamo. Sì, facciamo una clip in macchina. Dobbiamo sistemare la macchina. Vai. Pistica a spalla. Ecco qua. A spalla, vedo. Sì, sì, sì. Ragazzi, fate una clip in macchina. Una clip in macchina? Con le pistole puntate fuori. Ok, guido io? No, faccia guidare qualcun altro. Pasqualone. Sì, allora no, chi è che guida? Guida Pasqualone. Pasqualone, aspetti, sì, prego. Non mettermi dietro io. A posto? Di qua dovete riprendere, che da qua si vedono le pistole. Ok. Dove dobbiamo andare con le pistole? No, no, solo in macchina con le pistole, okay, senza okay. grandi mi cose. Lei, allora. Ok, aspetti che vengo lì. Vale, vale. Ah, Pasqualino, abbassi i finestrini con M. Ah, eccola. C'è una pantera, grazie. Signore, guardi. Sì. Okay, venga, pantera, venga, venga con me, pantera, grazie. Venga, venga. Di qua, Federico, mettiti seduto da questa parte, che di là sei troppo lontano. Venga, pantera, ok, venga. Arrivo. Carlo, entra di là. No, no, venite qua, guarda, così. Vai, te l'ho aperta, te l'ho aperta. Qui? Sì, bravo. Così? Vai, puntate le pistole fuori. Non si apre. Puntate noi, puntate noi, perfetto così. Esatto, puntate noi. Fai una clip puntate con l'auto noi, di Young Miles che sgomma dietro a Fede Zeta. Sparate, su. Sparate un po' senza colpirci, grazie. Young Miles! Oh, scusate, scusate, no. Sì. Vai, spara. Porta piano piano la tua auto davanti, così compari. Ok, vai così. No, chi è che sta sparando al cameraman? Ma no, non ti preoccupare, è mortale, è mortale. Non ti preoccupare, okay. non ci facciamo nulla, non ci facciamo niente. È immortale. Attendi che spaccata la telecamera, eh. No, immortale. Oddio, non è immortale il cavolo. Oddio, mi sono sbagliato, scusate. È Kid l'immortale, sono io, sono Ops. Io. Fate venire Young Miles. No, non si è fatto niente. Young Miles dov'è? Con la macchina. Con la macchina, sì. Propongo un giro della pantera. Cos'è? Cavoli, peccato che non c'è Post Malone a vederlo. Cos'è? Fumogeni, sì, lacrimogeni, quello che erano. Carlo, gli facci fare il giro della pantera con i lacrimogeni. Ah, ok, non so cosa sia. La macchina di Young Miles è spettacolare. Ecco, qui li lanci lei, signor Carlo. Li metta sull'uno. Li metta lei, signor Carlo. No, vieni davanti, vieni proprio davanti. Signor Carlo, metta lei i fumogeni, signor Carlo. Ok. Ecco qua. Ah, mortale, sì. Aia. È dillo, bro. Oh, ehi. Ok. Secondo me dovete metterli dietro i fumogeni. Ma qua mi fa fare lei il lavoro a me? Ha ragione, signor Carlo, c'è scusi. C'è Post Malone, Fede, c'è Post Malone. C'è Post Malone? Sì, c'è Post Malone. Allora, aspetta che vado a chiedere... Gli sparo? Trasso, raga! Gli sparo? Eccolo qua. Ce lo vedrei con un hash in mano mentre lo ammazzo. Aspetta, eh. Scusate, ragazzi, sono incastrato. Ciao, Pastone! Aspetta! Il dottore vuole qualche fuoco d'artificio? Ehi, my slime! Aiuto! Ok. Basta, sono troppi, basta! No? Venga qui! Sì, sono troppi, mi piace esagerare col kitsch. C'è Post Malone! Hello! Ciao my slime. Venga qui. Come? Ciao. Okay. Ciao my slime. Punti di là, dritto. Vuoi fare you want to aspetta, do aspetta. A cameo in our video? Ok, it's ok.
Ok. Oh, oh, thank you. Ah, sì, leva il suo microfono lei. Thank you so much, Post Malone. Okay, thank ora. You, FedEx. Ah, ma te conosce? Punti ora, punti ora. Eh sì, hello, hello, ci conosciamo. Ah, ti conoscete? Sì, che carino. Sì, sì, sì. Sì, capisce anche un po' l'italiano. Ah, ma parli anche italiano? Poco, poco, poco. Sì, poco, perché poco. Lui è italiano. Ragazzi, c'è Drake, eh? Esatto, esatto. Come c'è Drake? Ma come? No, così. No, io con Drake c'ho un mini scazzo, eh. Drake, che cazzo ci fai qua? Com'era Drake? Hanno detto che c'è stava qualcuno che cantava. Ah, ok, va bene. Vuoi... vuoi... stai inconcavato, stai... Oh! Da Supreme ha preso Drake in ostaggio! No, 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 no. Supreme, Supreme, no, no. È rimasto accricchiato. Ragazzi, per me... Carlo, abbiamo Drake e Post Malone, possiamo fare una... Allora, andiamo allo studio musicale, allora, venite. Sì. Va bene. Ma non è meglio... No, il giro della pantera, ma non so cosa sia, caro. Post. Il giro della pantera, caro. La pantera che gira. No, eh. Fallo te, fallo te. Ecco, faccio io la pantera! La pantera! Devi c'è sta la pantera! Pantera! La faccio io sono un nano, figlio mio, non so la pantera. Pantera, vieni! Dov'è la pantera? Dov'è la pantera? Pantera, forza, vieni! La pantera. Adesso arriva, adesso arriva. C'è un cane, c'era uguale. No, il cagnolino, la pantera, trasformati in una pantera, cagnolino. No, ma c'era la pantera qua, dov'è? In una pantera, pantera. Ti trasformi. Eccola qui la pantera. No, oh, c'è una pantera, raga. Sì. Eccola. Ah, ok, il giro con la pantera. Pensavo fosse un linguaggio in codice. Va bene, ragazzi, allora vi direi: Federico da Supreme, camminate sul marciapiede e con avanti la pantera e voi due dietro. Direi di sì. A caso, così. Oh, oh, ragazzi, ho preso Kanye West. Oh, chi è che ha preso? Young io. Miles, chi ha preso? Era la pantera nera e bianca. Kanye West. Oh, sì. C'è anche Kanye West. Ciao, Kanye. Come va? Signor Carlo, le propongo una cosa. In questo momento. Pantera bianca e nera, che dice? Va bene, per me va bene tutto. Okay. Eccomi, buonasera. Salve, Django. Oh, mi hai riconosciuto. Hai visto. Stiamo aspettando che il signor Carlo faccia monti la scena. Pantere, seguitemi! Come c'è Signori, Neymar? C'è Neymar, adesso abbiamo portato pure Neymar, abbiamo portato. Ah, c'è anche Neymar! Sì, sì, mo' andiamo a prendere. È vero? Sì, sì, mo' andiamo a prendere. Ciao Neymar! Signore Pantere, mi seguite? Oh, lasciate stare Neymar, oh! Signore Pantere, mi potete seguire? Provi col megafono. Le pantere funzionano. Megafono. Ok, voi dovete camminare davanti ai ragazzi, Aspetta, manca una pantera però, aspetta. Sali. Eccola, sali, eccola. Rossi. Venite ragazzi, venga da Supreme, qua. Venite, sì, pantere. Allora... Dottor Carlo, mi scusi. Psichica. Lei dopo dove voleva girare, così lo organizzo un pochettino il tutto? Io direi di girare, lei dove mi consiglia di girare? Direi che bassi fondi li abbiamo fatti, poi potremmo fare... Una zona media e poi magari una zona dove si vede bene un ponte o alla Drake sopra un palazzo e poi Mi andrebbe bene anche tipo un bell'attico, diciamo. L'attico è troppo, facciamo alla fine col jet privato. Va bene, perfetto. Perfetto. Bene. Perfetto. Allora faremo un po' la PNL, Allora, Federico, guardami bene perché tu sarai me dopo. Ok, pantere davanti a me, 1, 2, 3, via Federico dai coglioni per favore. Federico, via dai coglioni per favore. Oh, ste pantere sono cazzate. Ma via di mezzo di cosa? Signor Carlo, non le piacerebbe anche il palazzo più alto della città? È quello che ho detto anch'io, sì. Alla Drake, un po' alla PNL che farei. Allora ragazzi, no, via. Tutti via. Ancora? No, è arrivato Tupac, raga, vado io, ci penso io Tupac. E tu paghi 50 cent. Signor Brandilla, senti il motorino, raga. È incredibile. Ma se girassimo una scena in cui ci buttiamo da un aereo con il paracadute. È l'ultima scena. Ah, avete avuto andare a cambiare outfit, signor Carlo. No, facciamo l'ultima location secondaria. Ok. No, aspetta, ultima scena così, ragazzi. Sì, no, nel senso abbiamo una location, un laghetto, diciamo è molto. No, con Young Minds concordavamo sulla punta di un grattacielo. Cameraman. Va bene lo stesso. Tengo l'outfit questo, lo cambio nella scena dopo, Va bene, lo cambio nella scena dopo. Sì, l'accompagno io a cambiare. Va bene, grazie.
Drake e Kanye West ci sono ancora? Mi ascoltate, ragazzi? Facciamo tornare, ragazzi. Sì, mi dica. Allora, Carlo, tutti via, qua, tutti lontano da qua, tranne le pantere. Panterone. Lobster. Signor microfonista, ok, bravo. Allora, le pante, via ragazzi, via dai coglioni, io li ammazzo tutti. Signor Carlo, ne metto uno vicino alla macchina viola, questo qua. Vieni più qua che non ti sento bene. Aspetta, aspetta. Scusami, ma quindi Carlo, dobbiamo andare tutti via? Tutti indietro, per favore. Ok, Loxer, mandali tutti indietro. Ok. Tutti indietro. Abbiamo perso il personaggio principale, Carlo. Oh, Django. Tutti indietro, tutti indietro. Drake, vai indietro, per favore. Sì, ciao. Guarda. Tutti indietro, Pasqualino, bambina, indietro, per favore. Ecco te. Ok, le pantere faranno così. Appena si muovono le pantere, muovetevi piano e gli altri li seguono, anche Young Miles. Aspetta, Carlo, aspetta che... Abbiamo avuto un piccolo crash del signor Fedez, adesso dobbiamo... Ah, ok. Oh, madonna, dove è? F, per Fedez, crashato Fedez. Carletto! Ma che sta rotta il cazzo? Allora? Ci siamo, allora, un piccolo momento per fumarsi uno spinello, dai. Ci siamo? Let's go! Ma non era uno spinello, perché sta fumando il bomba? Sto fumando un bel bongone. Poi potremmo fare una ripresa alla Napoli, tutti senza casco e via in moto, Con la scimmia sulla moto. Ci vorrebbero un po' di Team Max, giusto? Esatto, è vero. Ma se sono allontanati. Portateli un po' di Team Max, per favore. Sì, andiamo a pre... Magari qualcuno inizia, magari qualcuno inizia a fare oh frato, frato, pure. Sì, scimmia porta. Scimmia a Napoli. Allora, chiunque abbia un passamontagna o una cosa che può fare gang e non il passamontagna con il teschio che è super trash, a chi serviva può mettersi dietro. Se vuole io la maschera del goblin. Lei va bene dappertutto, che è simpatico. Va bene questa spada, va bene questa sfaccina. Questo sì è perfetto, questa bandana sì. Le piace questa sfaccina? Sì, lei va bene comunque. Te faccio pure un napoletano che ti ho detto che ti spaccio tutto cosa. Stanno arrivando i napoletani, occhio. Poi, signore, fermi tutti, stare a sentire me. I T-Max devono stare dietro e formano una mezzaluna. Fate una mezzaluna con i T-Max. Ma una mezzaluna durante la prima eclisi oppure una normale? Va bene lo stesso, eh. Va bene, una mezzaluna. Ma che cazzo è questa droga volante? Grazie, bot. Ma questa va aspirata, questa roba? No, non le conviene. Salve! Mi regali per favore il fumogeno? No, ok. Grazie. Ma in che senso? Non posso passare un'arma... Ok, niente, cazzo. Ok, aspetta un attimo, fermo così. Sì, grazie, vorrei sentirmi un po' criminale, un po' gangsta come voi. L'otta pantera, quanto sei. Date un T-Max a Pasqualino. Ah, strano che non mi mangi. Ma che è sto caso? Date un T-Max a Pasqualino. Vedi di pensare, dove sta Pasqualino? Sto qua. Ragazzi, ovviamente toglietevi il casco, però. Ok, F5 casco. Okay. Sta arrivando, mi ha chiamato, sta arrivando. E puoi rimettere notte? Assolutamente sì. Ora mettiamo notte. E ragazzi, T-Max, riuscite un pochino a staccarvi? Ecco lei. Non proprio uno ammassato all'altro, staccatevi un pochino. Ok. Ma come cazzo si caccia la pistola? Lei, capo della gang, anche lei dovrebbe andare su T-Max. Ah, devo ecco andare qua. Su T-Max? Perfetto. Sì, Fedez, T-Max vuoto là. No, Guido, non questo, Guido, non devi questo. Riattivare il T-Max. Quello lì vuoto, quello là vuoto, vai là. Sì. Questo qua lo facciamo sparire. Ok, mi sentite, raga? Sì, dov'è il signor da Supreme? Liliatti, puoi andare via un attimo. Dov'è da Supreme? Ah, c'è Liliacci. Da Supreme? Dov'è? Abbiamo perso dov'è l'artista. Supreme? Abbiamo perso da Supreme. Eccolo, penso che sia questo. Ok.
Allora, signor Carlo, se mi dà i fumogeni li lancio meglio dietro. Perché se li metto davanti devo si rovinare. Non posso passarglieli io, devi passare l'admin. Sono io. Glieli do, ok. Ok, dammi, li metto io dietro. Ragazzi, non posso passare l'arma. Ah, stiamo facendo una gara. Aspetta. Ah, aspetta. Ciao Lusito, lei è un F1N0000. Signor Carlo? Okay. Ok, ora forse lo so. Numero? Numero 776. A posto. Perfetto, allora li metto dietro. Dimmi quando lanciarli, Carlo. No, come decide lei? A sentimento. Vada, perfetto. Cammini, signor Federico. Così deve camminare. Segua la pantera con calma. Calcoli che la scena è così. Opla. E poi si va così, pa 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 pa, dritto, passo, bravo, ma parta da più indietro, passo, punta passo, parti dai motorini e ci siamo. Mi hai capito? Perfetto, vada Pantera, vada davanti a Federico, faccia lei, appena si muove a lui. Ma manca il signor da Supreme. Manca il signor da Supreme, sì. Ma dov'è? Vabbè, facciamo il video. Glielo cerco subito, mi dà un secondo. Ma chi è che fa le riprese? Io? Young Miles invece. Oh, Fede, fatto Fede, due. Caro. Dimmi. Visto che adesso le persone diciamo a meno cane. Non sparate. Il dottore sta arrivando. Sta arrivando. Mio fratello che sta arrivando con un camper. Non ho capito, Django. Aiuto, mi aiuti. Mio fratello con un camper. Se mi dai un minuto, aiutami, signor. Hai capito? Ma tiro di morti. No, ma certo, io praticamente mio fratello non è riuscito a venire fino ad ora. Ah, ok. Ecco, lo stanno sparando. Il camper. Ecco. Qual è la cosa qui? Che dobbiamo fare? La devi usare? Aspetti. Ci siete, ragazzi? Aspettiamo da Supreme e ci siamo, chat e le munizioni. Signor Carlo? Di nulla. Mi sa ancora. Dimmi, non la vedo, Checco. Troia, che dolore. Checco. Dimmi. Mi metto. Metti su questo motorino qua piccolino. Raga, bicicletta. Qua. Perché è partito io un po'? Bella bicicletta. Bella, vai. Allora, manca da Supreme e poi ci siamo. Questa è la ripresa più difficile che siamo in più. Beh, Dave, mettagli la maschera, sempre. Dave. Numero 1025. Panterone. Eccolo. Forse lui? Lui non è lui? È lui o non è lui? Ah, ok. Cameraman. Vuole che faccia qualcosa io? E un po' di riprese. Ok. No, ma manca la Supreme, però. Ragazzi, sta arrivando. Non si fa bicicletta. Allora dobbiamo aspettare nel frattempo che arrivi. L'ho capito. Io già so brutto di mio. Allora, tutti pronti, Sì. Tutti pronti. Aspettiamo da Supreme, c'è anche Young Miles, non so se vuoi seguire con la tua auto o ad personam. La pantera dov'è, scusate? Consigliere, signor Carlo. Sì, ma signor Carlo non ci ha detto ancora che demo fanno. Signor Carlo, dica a Young Miles cosa fare, le ha chiesto. Allora, Young Miles, lei può seguire tutti con la sua auto, secondo me. Non so se poi si vedrà, Guarda questo. Mi metto avanti, odio. No, è davanti copre tutto. Secondo me può, come al solito, magari seguire Federico e da Supreme un po' dietro, a piedi sempre. Con la chitarra, consiglierei, non con l'arma. Con la chitarra. Lei vuole portare amore, sono i rapper che portano odio. Lei vuole portare solo la musica. Ma che ha fatto? Ci mancherebbe. Ma? Era un piccolo... Che c'ha? No, niente, diciamo vedendo. Che è una chitarra modificata. Oh, bella. Oh, chitarra col fucile è bello, chitarra guarda. Col fucile. Ragazzi, mi sa che avete fatto qualche... Ok, bravi tutti così, ragazzi. Tutti fermi che riceverete un bonus extra poi a fine giornata. Ma come mi vede qua sopra? La vedo bene, ma poi come si muove? Chi è il cameraman? Non mi pagano abbastanza per questo. Eccoci, cameraman. Eccomi. Ci siamo? Sì, siamo pronti. No, devo lanciare il timone. Un secondo. Ah, leva dal cazzo! Quello che mi dà un T-Max che ce l'avevo, ma l'hanno fatto. Datemi un minuto. Signor Brambilla, lei è un po' messo male, Carlo,
Li metto, Ultimax. Prima Mabilla ha pippato dopo. Signor Checco, sulla bici, dai, hop hop, forza! Non ti sento, non si sente. Ma lui chi è? Ma lui chi? Come chi è? Io sono lì. È infiltrato, l'ho ucciso? Fallo fuori, no, fallo fuori, fallo fuori, fallo fuori, sparagli. Un attimo fuori. Soltanto, dov'è il signor Fedez? Bravo signor Federico. Dov'è il signor Fedez? Ok, da Supreme ecco dov'è? Signor Fedez, ecco, ascolti, deve qui fare slash chat, signor Fedez. Slash? Chat. Sono drill, che significa? Ti... Slash sei drill, Checco, my slime. Anche... Ma non so che sia, non so che significa. Sei drill, Checco, my slime. Anche slash HUD. Me lo stanno dicendo anche. Ma l'ho già fatto, eh. Ma perché è crashato ed è tornato. Sei super drill, Checco. Signor Carlo, lei... Mi dica. Signor Carlo, lei pure può fare slash chat e non avrà rottura di coglioni di chat. Slash chat. Eppure slash HUD. Ma lui è da guarda questo. Ragazzi, ma... questo perfetto. Le corna da loro, c'è un problema. Camera sì, è da Supreme, ragazzi. Camera, mi sente Camera? Da Supreme, sì, per sì, la sento. Puoi un attimo? Le corna certo all'aureola. Hanno... sta arrivando Dubac. Aspetta, chiediamo a Ninjo. Vado a chiedere a Ninjo. Da Supreme, ne piace il mio outfit da artista. Non ha le corna e l'aureola, mi dicono. Perfetto, Supreme, seguimi. Signore, ci penso io. Grazie della fuente. Sì, me lo scrive e io lo giro subito. Ma chi? Ah, deve, vedi questa persona che hanno cliccato per quello che deve entrare. Ma che fa, mamma? Ma è chiuso. Il perché sì, non si usa, bisogna. Mad Max. Ok, e... Ma che fa questo? Suona con la chitarra, con lo scaracca. Drill, è drill, Checco. Non so che sia. Allora, ragazzi... Carlo, è drill, bro. Fedez, fai un passo avanti, staccati di più dai T-Max. Sì, così. Perfetto, così. Ok, let's go! Let's go! Fumi dietro. Noi. Carlo? Ah no, aspetta, manca Supreme, è vero? Sì, mi dica. Supreme sta modificando l'aureola. Sì, sta mettendo l'aureola. Allora, aspettate un attimo, nel frattempo, tutti fermi, prendo la mia macchina. Tutti fermi. Oh. Chi si muove? Chi si muove? E fa rientrare quella persona. Quale vi piace di più, quella rosa o quella viola? La devo aggiustare? Servirà nel no, no, per ora non serve, per ora non serve. Ok, perfetto. Staccatevi un pochino uno dall'altro. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Perfetto. Allora, questa scena mi ricorda magnifico. Perfetto, esatto, magnifico, ma un po' più cruda. Magnifico un po' che. Da posto che una figa. Fermi, fermi, non si capisce un cazzo. Let's go. Fermi, fermi. Da Supreme, vada accanto a Federico, vada accanto a Federico, da Supreme, non balli. Da Supreme, venga accanto, okay. Ok, seguite la pantera inizia, poi seguite la pantera, okay. No, inizia, via tutti via, cameraman indietro, indietro. Ma più piano, più piano. E come faccio ad andare più piano? Vai, vai, va bene, vai. Vai, vai. Vai via, vai. Ci vuole la base, ci vuole la base. Un grande piano. Tutto bene, tutto un grande tutto piano sequenza, un grande piano sequenza, venite, venite! Oh, un grande piano sequenza, continuate, continuate! Volevo comparire nel videoclip più modificato della storia. Continuate, continuate! Hanno ucciso da. Hanno ucciso da Supreme. Hanno ucciso da Supreme! Ok, Fedez, vieni qua, Fedez. Cami, continuate ragazzi, continuate, c'è un grande piano sequenza. Ok, ok, perfetto. Ma il microfonista dovrebbe togliersi dalla ripresa. Attento che la picco, Lo senti lo spirito di Napoli, Max, lo senti, eh? Allora non ti tolga! Oh sì! Ehi, ammaia! Ammaia! Esco! Ehi, ammaia! Ammaia! Vai a vedere tutto! Ancora un po', ancora un po', venite ancora un po' e ci siamo. Venite, venite. Venga, venga. Ehi, ha
lanciato addosso. Ragazzi, per me va bene, per me va bene, ci siamo. Va bene. Okay. Ce l'abbiamo. Bravo Checco, bravi tutti. Oh. Vieni qua, allora, nella prossima scena. Sì. Invece della micro, qualcuno gli ha fatto un video lontano. Carlo impugna questo qua che ora ti do. Te lo metti sempre dove c'hai il mitra e tutto. Ok. Un attimo che me lo tolgo io e te lo metti tu in mano. Ok. Che fa un bel effetto. Ok. 29. Ok. Mettitelo in mano. Eccomi qua. Allora, la prossima scena, ragazzi, ci serve un elicottero. Magari togli la mano. Fucile d'assalto? No, non è un fucile d'assalto, è fumo. Elicottero. Sì, dobbiamo andare sul palazzo più alto. Com'è strada? Allora. Dottore, la sua auto. Grazie mille, Ninja. Ci serve un elicottero che andiamo nel palazzo più alto. Ce l'ho proprio qui in tasca, guardi. Perfetto. E l'unica cosa è la mia auto la faccio portare ai ragazzi. Sì, ok, perfetto. Tanto ci aspettano giù. Ci portiamo Checco e basta. Devo fare benzina. Ok, guiderò io allora. Ok, aspetti. Signori, dov'è Pasqualino? Brambilla, mo te sparo, Brambilla. Arrivo, devo fare USA? Brambilla? No, non fare USA, lo metti. Venga, venga qua. Arrivo. Ok. Ok, ciuschi. Dimmi tutto. Allora, Brambilla, lei, noi andiamo nel palazzo più alto della città. Lei ha il compito di aspettarci sotto con quella macchina. Con la nostra macchina di rappresentanza. Questa qui? Sì, che poi... Esatto, questa qua. Perfetto, e io che cazzo ne so qual è il palazzo? No, è quello più alto, lo vede. Però è che non c'è abbastanza posto nell'elicottero. Anzi, se quello, guarda che gol. Quello laggiù? Bravo, quello lì più alto di tutti. Ok, avvisa allora che io vado là, Perfetto, ma perfetto. Ma come andiamo lì? Pasqualino, lei forse può venire con noi in elicottero. Però intanto non c'è bisogno di riprese, non c'è bisogno di nessuno. E andiamo. Allora, vada sull'elicottero intanto. Carissimo, Jingo. Porca puttana troia. Ma salve, venga Jingo. Young Miles, Federico da Supreme, venite. Sì, magari vengo. Prego. Anche il cameraman, tutti sull'elicottero. C'è un team praticamente. Stai urlando. Sì. Sta là. Al massimo prendimi in braccio, Jingo. Ma non ci manca il dottor Fedez? Sì. Qualcuno prende dottor Fedez. Dottor Fedez, venga. Grazie, F. Sì, venga, venga. Federico! Sì, ma chi è quello col Team Max? Oh! Dobbiamo salire anche noi. Attento e te fai male. Ragazzi, non posso entrare, porca miseria. Ma cosa? Siamo tutti? Non credo. Salve, Jingo. Ma ragazzi, se c'ho i coglioni girati questa sera che è incredibile. Ma io le puttane ci sono qua. No, stiamo lavorando, Jingo. Va bene, noi andiamo senza il signor Fedez, andiamo. Ma da Supreme Fedez? Da Supreme ci raggiunge, Fedez non lo so, Federico, dai cazzo! Federico! Federico, muoviti! Carlo, dove sta Carlo? Sono in me dentro l'elicottero! Dottor Federico, brama F, salga a bordo, cazzo, salga a bordo! Ma mi sa che sono finiti i posti! No, io ne vedo uno a fianco a me. No, c'è Checco! Stai abbracciando l'aria! Federico, mi senti? Adesso scendo io e ti spiego come senti. Come F? No, non è F. Allora, adesso ti peggio. Vai, provi adesso, provi! Fai così, guarda. Cosa devo fare? Ma chi è con la macchina? Ma chi è con la macchina che si vuole infilare? È dritto. Ma quanta gente sta lì? Fanno salire e fai la magagna. Siamo pronti? Ma Young Miles dove l'avete messo? Possiamo decollare? Raga, Young Miles è con noi? Vabbè, io mi sa che oggi... Raga, avete preso Young Miles? Ditemi voi quando posso decollare. Ma mi sentite? Sì, raga? Sì. Decolla. È drill. Decolli. Sto riparando il volo. C'è un altro aereo che partirà. Occhio alla palla. Bene. Allora, qual è l'edificio che volete andare? Quello più alto. Quello più alto è proprio davanti a noi, se non sbaglio. Yes. C'è molta turbolenza, devo dire. Che cazzo? Scusi, signor Carlo. Sì. Ma Young Miles ci raggiunge? Credo proprio di sì, ma credo che sia qua. Young Miles è qui? Young Miles è drill, Lo porteremo noi in caso qui. Non si preoccupi, lo portiamo. C'è questo edificio qua, non so se va bene, ma è un po' piccolino. Sì, no, va bene. Federico,
Mi dica, ma chi è il pilota? Ah, le devo dire una cosa, guarda, non sono capace ad atterrare. Io spero non sia Franchino che pilota l'elicottero. Puoi salutarmi ora, Federico. Grazie, Guido. Vuoi non fare la gaff? Ciao. No, non ha capito, va bene. Come fa ad atterrare tutti qua, scusate? La forza dell'amore. Dico, quando ero io, cioè quando ho salutato io, ha fatto solo il tuo nome. Poi quando sei arrivato. Sì, è un po'. Eccoci qua, ragazzi. Oh. Queste che sono queste? Ho parcheggiato l'elicottero. Eccoci. Oh, sì, anzi, non ci credo. Federico, attacca. Federico, guardi l'elicottero, guardi. Cosa? Federico, guardi. Ci sono degli snitch. Raga, c'è tu pacchi l'elicottero. Oh, santo Dio, aiuto, aiuto. Faccia attacca. Metta la mia Tupac. Parate Tupac, raga. Me ne va a spaventare. Ah, ma io non sono colpo. Vittoria. Cazzo, stavo cadendo, ragazzi. Vittoria reale, è andato via. È scappato. Ok, ragazzi, mettete il buio e iniziamo. Solo. Hai fatto qualcosa, Fede? C'era con me, tu. Gli hai fatto qualcosa, Fra? L'hai dissato? No, non ho detto niente. Sì, Fra, l'hai dissato. Hai registrato, Ade? Hai registrato quando l'ha dissato? Eccomi qua. Ci siamo, è tutto lì. Gli ha detto che è un fallito. Dottor Carlo? Eccomi qua. È qui. Ha bisogno di qualcosa? Sì, tutti via, tranne Federico, Young Mice. E da Supreme mettete notte, per favore. Perfetto, Young Mice, c'è qualcuno che me lo recupera? Forse è lui che arriva? È lui? Ma va che entra. Oh, notte. Oh, ma che ma che servizio, ragazzi? Ma che è Franchino quello, pensavo te? No, quello è il fratello di Franchino. Ah, sì? Allora serve che qualche cameraman più esperto vada in un elicottero a fare una ripresa aerea, magari, non so. Di sera, Slime Tupac è andato via. Tutti via. Tutti giù. Dobbiamo buttarci. Perché tu non sei drag. No. Ma che fa? Prende in ostaggio Tupac. Non sei quello vero. Ragazzi, chi non c'entra niente, tutti giù. Per favore, chi non c'entra niente, tutti si allontani cortesemente, allontanatevi dallo studio. Scaltro. Tutte le persone che non devono registrare si allontanino dallo studio. Oh, bello, ciao, ma ci hai fatto questi che capelli. Fai anche parte. Hello. Post Malone, mi ha rotto i coglioni. Post Malone. Guarda che fine abbiamo fatto noi. Pure noi prima ci sbizzarivamo. Il riassunto della la. Grazie, Jammank. Guarda questo. Raga, ma dov'è Young Mites? Come sei fresco? Ti piace lo zainetto? Ha visto la vita un po' smalone. Prendi panino. Ma cosa ho fatto? No, ma perché deve... Va bene, me ne vado con posto. No, ecco. No, la difendo, il signor Carlo non so perché ce l'ha con lei. No, ecco, vabbè. Allora, iniziamo, manca gli invites. Ninja? Sì? Non lo so, l'ho fatto cercare. Ah, ok. Aspetta. Ci siamo, chi, ragazzi. Kid, mi trovi? Ci siamo, magari sì, facciamo una solo con voi due, ragazzi, va bene? No, grazie. Chi è cascato? Ne facciamo una solo con voi due, Federico? Va bene. Mettetevi qua in mezzo un po' alla PNL. Magari potete fare piovere? Piovere? Potete fare piovere? Però devono spostare la pioggia. Temporale. Dai una pioggia. Come la vuole la pioggia? Mi dica. Molto triste, ma conscious. Temporale, no? Temporale, fa il temporale. Guarda, tutti fuori dal set, con lei. Posso questa figlia, una leggera pioggia, diciamo. Anche i cameraman e i microfoni devono stare fuori dal set, sennò anche per la mia live. Mincio? Ok, no, tutti fuori, anche i cameraman e i microfoni. Microfono un po' fuori. Raga, vedo una moto. C'è ma una pure moto. Io. C'è una moto che vola. Eccolo qua, provato. Eccolo. Tutti giù, ragazzi, no, tutti giù. Pioggia, tutti giù, per favore. Immagini per da Supreme. Ragazzi, per entrata vado giù. Lei Rubino, se vuole può stare qua con me. Forse inizia a piovere, forse. Dove vai? Dai. Ehi, ma dagli fumogeni a da Supreme. Non lo so, fatti da chi? Vada chi. Via. Scusate. Troia. Morale. Attivate sti fumogeni.
Ma sta piovendo? Sì, sì, sta piovendo, sta piovendo. Avete visto due bacche in elicottero? Un pazzo. Sì. Una moto. Una mosca. Mascolino. Ma no, Federico, non così. Non toccare. Non toccatelo. Allora. Ma mettersi in una pose tipo sportiva dove mostra i muscoli magari. Eh? Carlo, mi scusi, ma chi è dietro la fotografia? Io, aspetti, altri Molotov! Molotov! Bravi, bravi! Via da qua! Ragazza, via! No! Ma fa stretching per il videoclip! Ma infatti non capisco, guardi! Ma quella è una Gibson, quella vale un sacco di soldi! Guardatelo un po'! È un gambit. Ma servirebbe una ripresa aerea però. Fuoco, bisogna voltarlo. Vado cazzarlo. Che tamari però, eh? Madonna. Ma fate qualcosa, ragazzi, fate qualche pose e ci siamo. Non quella lì, ma va bene anche così. Va bene tutto. Ma anche io le butti dietro, le butti dietro. Ma è così che si gira i video, anche perché ma no, questo ma sì, Carlo fa. Chi è un vero cameraman qua per la live? Cioè per il videoclip? Sì, c'è uno che ci sta guardando. Ah, quindi ci sono anche delle riprese aeree? Sì. Ah, perfetto. Allora tutti via, tutti giù, proprio giù. Vinx, vai in volo, Vinx, in volo. Ora va in volo, vai Vinx, vai in volo. Vai Vinx, alzati in volo, per la guardi in volo. Sì, ma signor Carlo, è un po' un controsenso, sono qua. Sono i fumogeni. Carlo, eccomi. Carlo? Vabbè, perché la piove... Troppa gente, via dai coglioni. Troppe persone, via dai coglioni. Levatevi dai coglioni, dai. Ci si è passato. Opla. Ok. Dovrei parlare col signor Carlo, cortesemente. Sono qua. Allora, c'è diciamo, un nostro cameraman in volo, ma è invisibile. Perfetto, allora io gli dico di muoversi un po'. E noi però dobbiamo scendere, aspetti. Ragazzi, okay. camminate un po' così che c'è un cameraman in volo, per cui almeno sembra che fate qualcosa. Non cagatevi a vicenda però, non cagatevi a vicenda. Ok. Tutti giù, ragazzi, tutti giù. Via via, tutti giù, ragazzi, abbandonate l'area. Aspetta, me. E dove manna? Salgo con te, che ne so, buono. E salgo. Mettiamoci in cielo. Dopo andiamo là? Mettete invisibile, sì. Oh, è lei? Ma che cazzo stai facendo, Carlo? Sto fumando. No, non lo fare. Non lo fare, ma non fumare. Non volo mai la grazia. No. Mamma mia. Sto fumando. No, rompermi. È troppo stressante questo lavoro. No, ma che fa? Ecco. Adesso lo uso io. Ma lei è un'arma. Mettiti invisibile, quindi lanciale intorno come me. Mettiti invisibile e lancia le molotov intorno con me. Bravo, così invisibile la lanciamo intorno, vai. Vorrei vedere. Bravo, così. Sempre al cerchio. Secondo me la pioggia li spegne tutte queste feste. La pioggia. Mi atterra. Finito? Fede, devi... Perfetto. Qualcuno va bene. Kertus, vai. Ma c'è dopo... bravo, via. Tutto bene. Così vede Rubino? Sì. O Alfio? Sì, vedo. Pasqualino, tutto bene? Cioè, perfetto, così è perfetto, mi sembra perfetto. È perfetto, cosa succede? Cosa succede? Per fare la fotografia. Le dica di camminare un po', di fare un po' più i ganzi anziché ballare. Camminate, muovetevi, ragazzi. Fedez. Camminate, muovetevi, fate qualcosa. La metà mista deve essere infuocata, l'altra metà no. Per la cosa di sopra. Metà infuocata, metà l'altra. Vado a farvi più. Questa qua infuocata, l'altra metà pulita. A vedere? Stanno andando a fuoco.
Ora non ci sono più tempo particolare. Se facciamo il guardone. No. Oh, ho visto il pirellino. Ma io scrivo, vado un po' più a centro, ci posso scrivere un po' più a centro. Fagli vedere il suo primo, fagli vedere come. Non sono andato a fare pipì, sono andata bene. Ok, direi che ci siamo, no? Sì, sì, ho voglia. Ce l'abbiamo? Oh, sta più a poco. Oddio! Ma signor Carlo! Ok, Ant-Man! Carlo! Okay. È andato! E vabbè, mo dai, vediamo, guarda. Ah, ma vuoi cambiare outfit? No, no! Ok, aspetta, aspetta. Tu come hai pensato fuoco? Abbiamo, ce l'abbiamo questa! Fermo, sì. Fermo. Aspetta un secondo. Ce l'abbiamo! Vado a cambiare outfit, raga, arrivo! Ci vediamo a casa sua! Va bene, ci vediamo a casa mia! Salve! Come scendiamo? Ci buttiamo anche della neve, se vuole. Cosa? Abbiamo a disposizione per lei anche della neve, se nel caso in cui la volesse. Ah, della cocaina? Cocaina? No, no, proprio neve, neve, neve. Ah, ok, ok. Non lo so. Vediamo, vabbè, secondo me la possiamo fare. Guardi, io farei così. Ci vediamo tutti a casa di Federico. Potremmo sì, fare una ripresa una ripresa da lì e poi ripresa finale sul jet. Perfetto, prendo un pullman che vi porto lì. Ma io perché poi a Luna ho da fare, domani mi devo svegliare presto. Fifatina? Cosa? Fifatina? Oh. Eh? Fifatina, no, che pippatina. No, devo svegliarmi presto domani. Oh, okay. Ce la facciamo la radio tutti insieme per coronare il set. Dai, va bene. Evviva! Andiamo! Si distenda, Giacco! Si distenda, tocca a me, Arturo! Sì, no? Certo! Oh! Dai, Giacco, sono pronto, oh, ma sta cavolo del viaggio, non finisce più, uomo! Oh, è uno, e due, e tre! Ma... Eccomi qua! Sono un dragone! Prego, prego, che senso? Ah, belli i lanciamissili nel videoclip. Non mi riesco neanche a stiamo insieme. Oh, datemela a me il lanciarazzi. C'ho molte grazie, sai chi LD, sai qui. Grazie per l'anno, bro. Qualcuno sa perché non mi riesco a rialzare? Oh, ma perché devi levare la pistola? Ah, Cycle, ok. Grazie, Cycleone. Hai visto? Ma allora salite per cortesia, signor Carlo. Signor Carlo, faccia salire tutti. Ma io non lo vedo. Ah, salite tutti? Non si vede niente. Ah, ora si vede. Ma perché una ripresa da quella? Dov'è il dottor Fedez? È a cambiare outfit. Si sta cambiando vestito. Bene, salite. Una ripresa dalla gru non sarebbe. Ma non mi basta lì, aspetta. Sit car. Ma non mi. Vai. La vedo grigia. Dove siamo destinati? Ti accompagno io a te. Qua ci metto poco. Dove siamo destinati, Dave? Alla sua ex casa. Ok, a casa del. Ok. La facevo più con qua la pioggia. Pronti? Via! Ma è Hogwarts? Hai visto i trasporti pubblici non funzionano, Ho capito. Questo sì che è drill. Forse, ma avrò pippato. Vuoi vedere cos'è drill, fratello? Fammi vedere cos'è drill. Certo. Ma cosa minchia c'è qua? Vola questo autobus. Io. Sì. Metto la cintura, lo voglio anche io. Come Olè. No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi, siamo vivi, non l'avevi detto. Ma mio fratello mi sei morto. Grazie Rina MP4, grazie a Dario Franco. Ma abbiamo perso qualcuno? Pasqualino, a quanto pare io e te siamo sempre vicini, C'è qualcuno che può fare non lo fare Pasqualino. Dottor Carlo, le sue auto dove sono? Pasqualino, alza le mani, stronzo. Non lo so, ma non credo servano più, Ma che sparo, Ah, ok. Cioè, potrebbero servire per spostarci, quello sì. Sparato. Ma stiamo perdendo, ragazzi, sta morendo un sacco di gente. No, è mio fratello è morto. Se qualcuno può tirarlo su. Sì, non si preoccupi, appena arriviamo a destinazione lo aiuta. Io l'ho visto, era Pasqualino che ha sparato. Oh, un cadavere.
stronzo. Bene. Signor Franco. È una roba bruttissima da vedere. Sì. Sia calmo, per favore. Pasqualone mi sta rompendo le palle. No, mettiamo la calma. Andiamo. Cortesemente, smettiamo di parlare in questa maniera. Ma io sono di Fra. Eccoci qua, adesso. Eccoci qua. Vaffanculo. Ma come? Già scompare. Pasqualone. Pasqualone, tante sorprese. Ma che ha fatto? È offeso Pasqualone. Si è offeso Pasqualone. Perché si è offeso? Qualcosa da mangiare, Pasqualone. Io avrei dato due panini in mezzo. Mangia un casino. Che... ti porta il tio vinaio. Tutti ma lei è di Prato? Sì, sono di Prato. No, ma c'è anche un altro mio amico di Prato. Io? Sera. Ciao. Parla Cecchierini, piacere. Possiamo andare? Cecchierini, per favore, sono Franco. Grande Franco. Sì. Prato Citti, e si va da Rizzo? Ma centro. Bene. E si va a ruzzare da qualche parte. E si va a ruzzare ad Arezzo? Si va a ruzzare? Si va ad Arezzo oppure si va nella Valle dell'Arno a farci le pere? Madonna. No. Vabbè, è riconosciuto per quello la Valle dell'Arno. E si va un po' a Bibbiena, ragazzi? Ma basta non mi dite che siete di Pisa, poi sono contento. No, no. Oh. Del cippe. Pasqualone. Pasqualone. Pasqualone impazzito. Tanto panino. Non ce l'ho panini. Siamo sicuri? Siamo sicuri, mi può perquisire Pasqualone. Ce l'ho io Pasqualino. Pasqualino. E allora si va da Arezzo? Ti ho fregato Pasqualone. Si va da Arezzo? No, ma dove vuole girare, signor Carlo? Dove vuole girare? Ad Arezzo? Questo è lungo Bisenzio, lo vedi? C'è il Fiumicello, la Marina. Si va ad Arezzo? Ma poi da Arezzo? Andiamo a Arezzo. Si piglia la Fifinissima. E dai, si piglia il regionale 1428? No, c'è l'ATAF. Dov'è? Franco? Franco, scusi, signor Fedez dov'è? È a cambiarsi i vestiti. A Scandicci. Ah. Franco? Cavolo. Scusa. Franco? Un buongiorno che cade. E si organizza per andare ad Arezzo, Franco? FBI. Qualcuno ha un vibrator in più? No. C'è una della. Diego? Se vai a reperisco. Il come? Sì, molto molto carino. Non male, lattina. Senti, Gino, prima c'è un porta, e lungalone. Scende, non mi rompere cazzo. Va bene, FBI, vado a controllare. Ma perfetto. Oh, Pasqualone, chi è che ti ha offeso? Sono successe un po' di cose strane, ma abbiamo risolto. Che ti ha offeso, Pasqualone? Chi ha offeso chi? Colonna dell'FBI. Quello? Anche se non conosce. Saltino. Guarda, qui non sono mica tesere, signore. Modder, cioè? Sì. Praticamente usano dei programmi bruttissimi che servono appunto per avere dei vantaggi qui dentro. Ragazzi, veloci, il mio tempo è poco e le cose da fare sono tante. Allora ci dica, signor Giancarlo. Allora andiamo, usiamo casa sua come ripresa per un set, direi la piscina e direi ripresa di un set piscinesco. Andiamo! La piscina sta da davanti. Grazie Patrix. La piscina è di là, di qua. Carlo, qua, fuori. Oh, elevatevi dal cazzo. C'è la piscina interna che Ma Checco, ma che cazzo sto facendo? Ragazzi, un secondo entriamo tutti. Con io penso che vado in letargo. Avete preso Young Guys? Ragazzi, la piscina sta dietro. Andiamo in piscina. Via. La piscina sta a rete. E si muove. Young Guys. Aia. Io manco ci arrivo. Io soffoco. Ma che è vero? Io ci tocco. Io no. Tipo un idolo. Perfetto. Signor Carlo. Eccomi qua. Signor Carlo, abbiamo perso Young Miles. Abbiamo perso Young Miles e da Supreme. Qualche minuto a destinazione. Allora, stavo pensando, lei vuole fare con una ripresa, magari con un quadro di famiglia, o preferisce qua? Ma pure con dei motoscafi sarebbe carino. Io porterei a casa più scene possibili, magari una qui. Oh!
Oh, una... Madonna, uno ha fatto un botto. Quello si è rotto la schiena. Con dei motoscarpe. No. Oh, c'è tu pacchi, c'è tu pacchi in casa, ragazzi. Come c'è tu pacchi in casa? È dietro, eccolo lì, è dietro. Calma, calma, la proteggo io, la proteggo io. Dov'è? Dì lì lì, si giri, eccolo lì, Fede. Ha detto figa, ha detto figa. Fa uno, fa. Eccolo lì, è lì, lì. Scendi da, non sei Fiaderman, scendi. Figa, figa, figa. Figa, 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 figa. Cosa? Figa. Ma dove minchia si è sparato? Scusate. Non lo so, dietro l'albero dicono. Scusate, scusate. Figa! Facciamo questa ripresa, signor Carlo. Ma cazzo stanno andando? Ci mancano due persone, ragazzi. Dai, poco tempo. Abbiamo poco tempo. Allora io farei due ripese, una in casa privata. Ma siamo troppi comunque, eh? Bene, allontanatevi le persone non indispensabili via dal set. Le persone non indispensabili via del set, via 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 per favore, tutti via via via, anche la security via via per favore, via 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 dal set, via dal set. Inshallah, fui, ish. No, signor Supreme, lei deve stare qui. Dove va, signor Supreme? Che era un'informazione? Ma lei cerca una pizzeria. Allora Supreme è qui, manca Yanko. Ok, allora stava scegliendo un cappellino, un stava scegliendo il cappellino. Intanto girare una scena. Eccolo qua, ha fatto? Signore? Ecco gli animali. Allora, sì, giriamo ragazzi, giriamo, non so. Voi, io questa casa non la conosco bene, perché non so quali sono gli spot migliori. Ci sono molte foto del signore all'interno della piscina. Beh, possiamo girarne una in piscina. Allora, una in piscina, sì, magari a torso... No, vabbè, niente a torso nudo. Una qua con dietro il mare, magari al tramonto. Ancora! Ancora lui! Fedezzi, secondo me l'hai fissato, eh. Ma non gli ho fatto niente. Ma secondo me l'hai fissato. Sì, secondo me c'è stato qualcosa. L'hai fissato, fra, un po' di flame. Allora, ragazzi, venite qua. Tutto per il conto. Mi può mettere il tramonto? Bello col tramonto. Subito, assolutamente. Allora, venite qua, ragazzi, date le spalle... Posso dirle, signor Carlo, ho un'idea per una scena, posso proporre? Prego. Al tramonto che uccidiamo una scimmia. No! No, sì, secondo me ci sta. Va bene, va bene, va bene. Se proprio vuoi mi uccidi me che assomiglia a una scimmia. Signor Carlo, c'è un po' più tardi. No, che cosa? Non capito. Così, va bene? Perfetto, perfetto. La mantengo a questa. Perfetto. Let's go, riprendiamo. Oh. Let's go. Let's go. Prego. Se volete la base. Let's go. Alessandro, se... Metta la base, riprendiamo. Qua, qua ragazzi, qua state. Qua? Sì, sì, esatto. Ok, qua così. Mettiamo la base? Sì, metta la base, io mi metto qua a fumare. Non ti preoccupare. Buonasera. Ah, puoi fumare anche, possiamo fumare tutti, eh? Sì, sì, come volete. Postile festa privata. Chi c'è, balli, per favore. Indietro. Chi c'è, balli, per favore. Più indietro. Qui c'è un altro poco più indietro. Oh, sta più a fuori. Cazzo, sei 30. Eccola. Ma chi ha fatto? Bello, bella questa scena, raga. Sono morto. Che fatto? Hai una scena pirotecnica. A tutti morti. Oh, ma guarda che ragazzi, romanzi, siete una banda di zuzi. No! 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 Io non ce posso credere. Let's go! Let's go! Okay, mi direi subito. Dov'è Dottor Fedez? Eccomi, sono qua, sono qua. Venga qua, le do una cosa. Dai, è del ciclo dell'acqua per caso. Signor Carlo, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Ci basta dopo la devi usare. Ok. Sarà una cosa non sensibile. Ok. Con la chiama. Attimo, solo... Allora, questa secondo me ce l'abbiamo. Come ce l'abbiamo? No, 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 ce l'abbiamo, ma la rifarei. Ah, signor Fedez, guardi cosa non dai, la canta Supreme. Un po' di amnesia. Cosa? Che la canta Supreme. C'è un po' di amnesia buona nelle sue tasche. Amnesia. Sì, ragazzi, venite qua per favore. Ma è possibile diventare qualcosa di enorme, tipo nello background che passa in mezzo al mare? Se vuole le faccio diventare una cosa, un si chiama quello grande, un King Kong. Ragazzi, ballate e metta la base, via! Scusi, aspetti, dottor regista, ho un'idea.
Se magari alle spalle lei avrà tipo un King Kong, mi potrebbe piacere? Okay. Cosa vuol dire un King Kong? Un King Kong. È un King Kong. Una scimmia quelle grande, insomma. Una scimmia. Le faccio scimmia vedere, guarda, aspetta. No, può far dono di me te, amico. Sì, tutto a posto. Io sono 636. Occhio, ma che ne so? Sono di casetta, mezzo di. Oh, non si. Non fumi troppo, signor Fedez. Sto spipettando. No, no. Beh, che dire, no? Ma come, Fedez? Sono spipetti e non ci chiedi. Oh, ti mettere. Siamo sempre in prima linea per queste roba. Ciao. Allora, mi guardi, eh? Sì, sì, sì. Mi sono di fronte a lei. Ah, perché. Occhio, Giuda. Oh, un po' troppo grande? Che cazzo è, raga? No? Ma volevo King Kong. Mi sposto un pochettino, dottore, guarda. È King Kong. Ma veramente, mi hanno rubato l'idea in questo modo? Ma... Ditemi quando mettere la base, Zico, È troppo vicino, è troppo vicino. Mio Dio, raga, sono tutto fatto. Vedi King Kong. Evviva. Raga, sono tutto fatto. Ma hai preso l'amnesia? Ma hai preso l'amnesia? Secondo me è un po' troppo esagerato, ecco. No, no, Fede, l'amnesia no. È perché adesso vedi Super Mario. No, raga, vedo tutto nero, sono tutto lo so, fatto. Perché ti sei preso l'amnesia che ti ho dato. E ma che ne so, tu mi hai dato l'amnesia. Vabbè, meglio, se registra meglio, vedrei. Allora, mi mantenete un'altra volta al tramonto. E secondo me King Kong è un po' troppo esagerato, è un po' troppo grosso. Ma secondo me è un po' più dietro, no? Ragazzi, aspettate un attimo, che Fede sta tutto fatto, Sono fattissimo io, raga. Sta fattissimo, si è preso l'amnesia. In promo. Quanto fa 2 più 2? Io sono Kid, sono io. Raga. Io mangio un panino. Ditemi quando avviare la base, signori. Va bene, va bene. Aspettatemi, devo riprendere. Oh mio Dio, sto continuando a fumare il bong, devo smetterla. Sì, dovessi proprio smetterla. Quando comunque non finisce più. Comunque sulle prossime idee ci metto il copyright, Ma è meglio, oh santo Dio, ma è bruttissimo. Sei bruttissima, scimmia di merda. Oh, c'è più carino cos'è. Mi sto riprendendo forse, raga. Più o meno. Ah, posso sparare a King Kong? Infatti, che succede se spariamo a King Kong? Niente. Sa quanto è brutto, oh. Ragazzi, Federico, quando ci sei? Mi devo ancora riprendere, raga. Ma lo vedi Super Mario? Sta ancora fatto. Super Mario, no, vedo King Kong. vedo King Kong. Mamma mia, mi fa male. Più indietro, più indietro. Mamma mia, fa male il culo, raga. Ninjo, vado un po' più indietro. Tutti più indietro. Oh, oh, Dave, ecco, Dave. Dietro di me, è dietro di me. Allora ragazzi, qualcuno spari uno o due fumogeni e poi secondo me possiamo iniziare a ballare. Ok, io sono okay, completamente base, fatto, quindi... ma va bene. Vada, no no, lanciamo due o tre fumogeni, tanto credo che l'effetto dovrà svanire, spero, prima o poi. Sì, mi consigliate una danza? Io ce l'ho. Danza 6 o 5 o 6. Lap dance 2, Federico. Signor Carlo. Oppure aspetta, ci sono danza tutto con il mio ombrello? Ma al massimo, visto che stiamo facendo un gioco di sfumature, vuole vedere, guardi? Mettiamoci i cavalli, quella la danza con i cavalli. Visto che è una scena un po' più, come dire... Carlo, la base? E finché Federico è fatto, non credo. Ah, non sono più fatto, vero Super Mario. Ok, allora, via ragazzi, tutti un fumogeno e ballate. Come la vede? Come la vede? Avvio la base? Sì, un fumogeno a caso, uno, due, tre fumogeni a caso e base. Ma ottima fotografia. Apri tutto. Fumogeni a caso. Oh, mi si pop noob Azariel. Grazie, Yaya, Giacone. Chi lancia i fumogeni? Dice che vado via? Faccio il passo sta. Ma che fa? Signore, lei si può spostare, metta vicino, faccia venire da Supreme di fianco, così abbiamo una ripresa. Supreme. Grazie e Young Mike. King Kong è impazzito. King Kong è trillissimo. Ok. Vada. Ci sono. Ballate. Iniziate a ballare. Prima ancora della musica. E poi musica. Musica, bravi, musica. Braccio King Kong non si vede. Ah,
sento un po'. Ma cosa te ne frega, Giallo? Questo è l'amore, senza limiti. Grazie a Dio, pippato. No, era per fare il video, non volevo chiamarla veramente. No, no, chi è che mi ha bruciato? Ma? No, cazzo. Secondo me può andare, anche bella, se... Bella, bella, mi è piaciuta questa scena. È un po' da party, allora ora farei... Farei ma chi è che fa partire sto cazzo di Let's Go, non capisco. Io, signor, posso dare un consiglio, ma chi io? Amatoriale? Io, ma posso Young dare Bites? Un consiglio amatoriale? Ma perché sei live? No. Posso dare un consiglio da amatoriale? Non sono nessuno, però secondo me stiamo facendo un abuso di questi fumogeni, sì. Anche secondo me. Signor Fedez, signor Carlo, sento. Adesso, guardi, ha visto quello che l'ho dato, quell'Iron Man, lo usi? Sì, ok. Abbiamo fatto un bel po' di scene, però, Sì, infatti... Oh, santo Dio! Oh, figa! Oh! Qualcuno figa? Ha detto figa! Provi a fare un salto, non in mezzo al mare, uccidete tutti! Faccio un salto, non in... Oddio! Eccolo! Scusi, sbagliato! Oh, santo Dio! Ho rotto fuoco lo figa! Oh! Io non ho più colpi, qualcuno... No, se si vuole togliere la tuta, l'importante è basta indossarlo, usarlo. Certo. Vediamo se spara. Lo provo su Iron Man. Che qual è il numerino, Gingo? Te lo dico subito, 1053. Allora ragazzi, solo Young Mites, sì, solo da Supreme e Federico in casa, per favore. Facciamo una ripresa più intima. C'è andato in mano. Ok, grazie. Federico, da vieni. Supreme, venite. Sì, arriviamo. Permesso, permesso. Soltanto gli artisti, cortesemente, soltanto gli artisti. Soltanto gli artisti e i cameraman. KDF ed i veri cameraman. Mi date le di fede? Anima, non fare entrare nessuno, Pat, non fare entrare nessuno. Dove volete registrarla? E allora sopra c'è uno studio e poi ci sono diversi quadri. Allora Young Miles pure nello studio e abbiamo quella dello studio. Ok. Non può entrare. Perfetto, andiamo nello studio. Questo Carlo, c'è uno studio all'interno. Andiamo nello studio. Vengo, mi segua. Dov'è Young Miles? Andiamo nello studio. Eccolo. Andiamo. Perfetto, andiamo sopra che c'è lo studio. Io mi metto un po' tipo Young Tag in quel meme, Come? Okay. Allora facciamo così, Young Miles alla produzione nello studio e gli artisti a far finta di cantare. Ok, va bene. Dov'è lo studio? In cucina? Seguiamo Ninja. Oh, forse vorrebbe più. Ah, signor Carlo. Mi dica. Oltre alle scene che dobbiamo finire, dovremmo poi fare una foto che ci serve da postare. Ah, perfetto, sì. Ma la facciamo al jet privato la foto. Ah, ok, prego. Perfetto, grazie. Anche in studio non è male, eh. Ecco qua lo studio. Ma i suoi non c'entrano tutti. Posso fare di più? Mi raccomando, non entra nessuno, soltanto gli artisti. Soltanto gli artisti, per favore. Solo gli artisti. Supreme Fedez, andate di là. Nemmeno dei kit, per favore, sennò si impasta tutto. Mancano le puttane nel videoclip. Fatevi vedere allo specchio, comunque. Cioè, al vetro, lì, come si chiama. Leva il microfono. No, levate, scegli. Allora, tolgo un attimo la tuta. Devi usarla, Fede? Sì. La tavola chisto. Fermo, non puoi salire, fermo! Silenzio, raga, allontanatevi da qua, per favore. Ho capito, guarda chi c'è. Chi c'è sta? Tupac, porca puttana. No, scusate, è una roba... Beh, roba tua, Tupac. Arrivo, lasciatelo a me, Tupac. È roba sua, Fede, Tupac, c'è un contenzioso. Per quello, scusi se ho interrotto. Dove è andato? Qui, qua. Non si preoccupa. Ecco. E lui è il capo del cartello. Ha fatto veramente una cazzata. Ecco. Come sta andando? Sei divertito? Ti stai divertendo? Tupac. Sta andando bene. Ragazzi, venite! È andato. Eccomi. L'ha sciolto. Entrate dentro. Checco, se vuoi rimanere... boh. Ma dove devo mettere? Qua? Qua, sì. Ah, ok. Magari senza la K, magari. In effetti c'hai ragione. Guarda, mi metto come signor Carlo. Aspetta.
Dov'è Chicco? Sento la voce, non lo trovo. Non trovo Chicco, sto a cercare Chicco. Sto qua. Aspetta. Dove sta? Alfio, eccomi. Ah no, perché ti sentivo la voce, non ti vedevo. Eh sì, perché siamo sopra, qua. Signor Carlo, ci siamo? Meglio di... Ci siamo, quando vuole la base. Se Young Minds fa qualcosa, voi fate finta di fare qualcos'altro. Ok. Allora fai così, Young, mi senti? Young, sì, ti senti, perdonate. Ok, fai in chat / e sì? DJ su qua. E IGT? O DJ2 / e DJ2. Ok. Perfetto. Beh, non provo. Aspetta, i sistemi che mi sposto. Vai. Ok, scusa. Ok, Carlo, quando vuoi metto la base. Che aspetti. Ok, come dove devo andare? Qua dietro? Dietro. Ok. Grazie, Checco. Quando vuoi, Prego. Quando volete voi. Cos'è? ragazzi, è saltato il mix. Il bello della diretta. Che dice, signor Carlo? Perfetta, ancora un attimo. Ok, come non detto. Perfetto. Allora, ragazzi, io direi solo i membri che vuole Federico, fare così siamo pochi perché c'è troppa gente. Al pullman e andiamo a Forza Zancudo. Aspetti, bene, posso chiedere a Ninjo, sì, dimmi. Mi farebbe una foto con Da Supreme qui in studio? Assolutamente sì. E anche Young Mice, così gliela faccio io che ho la mod grafica quella bella. Me la fa lei? Così sì, ci faccio io. Una... Che posa mi consiglia per la foto? Quella che le piace tanto. Piano, non fate a cazzotti. Fatela e guard, magari. E guard, quella che le piace tanto. Si ricorda il suo commento su quella foto? X. No, e guard. Allora, T. T, sì. E. Slash. Mi fate spazio dietro, per favore. E spazio guard. Sì. Aspetta, fammi spostare. Ciao bello, ciao bro, ciao magari Slime. Mentre guarda noi. Sì, sì, infatti se vi girate era meglio. E non mi muovo più, aspetta. Fai X, perfetto. Allora. Guarda verso di me, perfetto. No, sopra il mixer, quello costa una barca d'esordi. Così? Sì, okay. Vai e guarda. Arrivo, T. Slash e guarda. Dite cheese per la mamma? No, let's go. Let's go. Grazie, G2. No, aspettate, sei uscito a bocca aperta, un attimo. Non parlate là dentro. I tre dentro non parlino. Ninja, quando vuoi, Grazie ragazzi degli scacchi, grazie a Chess, come it. Let's go. Grazie a tutti, boys. Mi raccomando, 4K. Un bacio, grazie per l'host. Ok, perfetto, ora con una pistola, perfetto. Magari con la pistola. Con la pistola fuori, magari. Cazzuta, è vero. Ok. Con la pistola fuori, magari. Guarda, perfetto. Però no, no, perché non è più dorata la mia pistola? Sì, è dorata, non è la meno dorata. Sì, è dorata. Beh, oddio, non scara tenerlo così un po'. Prova a metterci la. Vabbè, dai, va bene così. Da Supreme è messo bene. Come fa le corna? Anch'io le voglio fare. Ma a me la fate lui. E metal. Ditemi quando siete pronti. No, ma tutti uguali è brutto. Meglio così, diversi. Così, va bene. Ha ragione. Dimmi, Jaco. Rimaniamo giù. Esatto. Riprese. No, momento. Butto un occhio e ti vengo.
Io direi perfetto. Perfetto. Oh. Dai, possiamo andare. Ah, scusa, non le ho salvate. Mi sono dimenticato a salvarle. Non è vero, è una burla, è una burla. Okay. Andiamo all'autobus, ragazzi. Io ho una mezz'oretta. Okay, che poi domani ho un lavoro con i miei genitori. Che c'è domani? Devo fare una ripresa matrimoniale. Domani ho una mezz'oretta e basta. Dove si esce da qui? Allora, Federico? Sì, dimmi. Mi fa lei chi può venire e chi no, così almeno so chi vuole, che facciamo l'ultima ripresa col jet, che è la più bella. Secondo me io, lei, Young Miles. No, guardi, allora noi andiamo sull'autobus, lei dice lui sì, lui no. Ok, okay, andiamo. Andiamo, signore. Aspetti, prego. Che mi chiama mia moglie. Non so utilizzarlo. Cosa serve, scusate? Non mi serve. Allora, oh, checco. Allora, aspettiamo Federico che dice lui sì, lui no. Ok, ok. Aspettate, perché sennò troppa gente e poi è troppo casino. No, è vero, è vero. Quindi non so, non ho sparato io. C'è un controllo su chi sale, credo. Non te la sento bene. Saga, la Supreme. Facciamo un controllo che non sento. Esatto, prego. Cameraman, non so, i cameraman sono... Ecco, servono. Sì, sì, vabbè, sì, i cameraman, sì. Allora, salite, cameraman. Checco, facciamo salire? Sì, Checco. Sì, prego. Jolly. Prego, Checco. Grazie. Rubino, facciamo salire? Ma sì, ma io non mi sento Rubino di dire no a nessuno. Allora, dico io sì o no. Rubino, salga. Io salgo, allora. Lei sale. Pasqualino, salga. Fratelli Bambilla, salite. Evviva! Onorati! Ciao, Parigi! E adesso, ragazzi, mi dispiace, ma ci vediamo dopo. Bene, prego, salga. Un abbraccio. Voi cortesemente state in no clip invisibili. Allora, dove vi porto? A forza in culo. A forza in culo e vaffanculo. A zanculo in forza. Così. Via, si parte. Facciamo un giro sott'acqua. Sicuramente una tratta alternativa. È sempre così brutto viaggiare. È una burla, una burla. No, ma sono i mezzi pubblici, sono proprio allo sbando. Ma su me pizzicano le palle in alta quota. Facciamo una galleria al volo. Allora, l'unica cosa, mi serve una direzione creativa. La ripresa sull'aeroporto, sull'aereo, secondo me potrebbe essere figa farla di giorno. Anche sì, sì. Di giorno, no, si può provare sia di giorno che di notte. Un attimo. Con poche persone esce facile. Ma non ce l'abbiamo. Vado un attimo a bere, arrivo. Oh, Flash. Arco Diaz. Oddio, ho perso un po' di cane. Siamo in arrivo a Forte Zancudo, signori. Allora, io se ci sta... Carlo, ti stai occupando tu delle imprese, perché si potrebbe fare pure una cucina un po' più... Io non ho l'idea di come la voglio, no? Allora, però... dimmi tu, Carlo, dimmi tu dove vuoi. Ah, là è un po', la pista di atterraggio, perfetto. Qua, non proprio da davanti. Sì, sì, qua. Oh, gabbiano. Qua, va bene? Sì, perfetto. Eccoci qua, signori, arrivati. Una volta, signore. Carlo, mi senti? Che sì, la sento, forte e chiaro. Che mezzo, dottor Carlo? Carlo, ti vedi? Stavo pensando, magari un jet bello groncio. Noi... Bel jet privato. Un bel Luxor. Ma un Titan? Un Titan, che dite? Un bel jet privato grosso e se secondo me una ripresa dove si sale tutti sul jet. Ecco, esatto. Tipo questo va benissimo. Questo è figo. E ma chi è la mettere parecchi colori rosa? Mi piace questo? No, ma questo allora se poche persone, ragazzi. No, non ti piace. Penso io. È un po' piccolino, devo dire. Dov'è sta merda? Siamo dei poveri. A posto. Allora, no, era tutto d'oro. Ho incastonato con dei avanti proietti a tutto il calcio di mondo. Sì. Ma infatti quello era fatto apposta, era tutto d'oro. Allora, poi, ragazzi, io direi che mi reppate sulle ali. Raga, ma Young Miles? Ma se perdiamo sempre. Ma se perde sempre. Lo portiamo, lo portiamo qua. Lo vado a dire? Cosa c'è? Un panino? Ma smetti di toccarmi il culetto. No, scusa, non volevo. Ma posso toccare il te? Mi fai toccare con la pancetta, mi piace. Sì, va, tocca. Ma smetti un video dell'omelito? Sono il vostro sergente preferito. Sergente Carlo. Sergente Carlo. Ah, mi fanno notare dei miei amici, signor ragazzi, Carlo. Eccolo qua. Che forse sarebbe bello. Oh, no, ragazzi. Ma è un volo. Ma quale gente? Ma che siamo? Un volo di linea. Ma questo è un po' esagerato, forse. Ma dobbiamo flexare. Dobbiamo flexare. Questa è una roba per i poveri. Cosa le facevano notare, signor Federico? Mi facevano notare questo? Che forse questo è bello, ci servono delle scene di
dei mie e di Da Supreme singole quando facciamo le strofe. Perché si ricordi che la canzone dura 5 minuti quasi, 4 minuti. Non vorrei che abbiamo... Sulle ali, le facciamo sulle ali. Okay. Sulle ali. È una figata. Allora, un aereo, quello andava bene o è troppo grande? No, solo se è troppo grande. I caccia, prendiamo. Aspetta, questo. È un bel caccia, se no, signore, un bel caccia... No, no, ma serve per... Oh, cos'è quella roba lì? Serve per la Luxury Life. Il caccia è un po' esagerato. Il caccia è per i militari. Un F6 non penso sia da trapper. Ma che bello! Ah, questo è il top! Questo è il top! È bello, bello. Ma ci sono i diamanti incastonati dentro? Assolutamente sì. E allora va bene! Andiamo. Ne ho preso il primo di classe, insomma. Mia Grimes, cosa ha combinato? Sono venuto con un gel. La vedo bello sporco di sangue. Aspetti, la sistemo io, la sistemo io, non si preoccupi. Ringrazio, ringrazio. Diciamo che se ne è presentato. Federico, comunque un bel navigatore. Cambi sesso, rimetti al sesso suo. No, me lo puoi rifare. Oh, potremmo usare questo, signor Carlo. Grazie. Ma signor Carlo. Quale? A posto. Signor Carlo. Bello abbinamento, vedi i pantaloni del signor Da Supreme. Metti un po' più dietro. Beh, però è figo, sulle ali è figo, raga. Sì, che figo. Però pure la cosa con i jet, quelli singoli, fa una scena con i jet singoli, secondo me è pure figa. Signor Carlo, tutto bene? Scusate, ho rovinato tutto. No, ma si figuri. Ho fatto un casino. Mettiamo tutto a posto, mettiamo tutto a posto. Che è passato il dottore mentre moriva? Manchino. È questo, Righi, è questo, quello nero. Allora ragazzi, fermi, ho poco tempo, tutti via. Dai, veramente. Allora, poco tempo, potremmo fare una ripresa con il signor Federico, una ripresa con il Da Supreme sulle ali. Uno a testa. Carlo, lo vuoi dorato o nero con le strisce dorate? Come vogliono gli artisti. Artisti? Dov'è? Perez? Senti, ma fai twerkare un po' di donnine, capito? Ma l'abbiamo già fatto. Ah, già l'avete fatto? Sì, sì. Oh, santo Dio, ma questo è bellissimo. Ah, se la donnina vuole twerkare sulle ali, se la signorina vuole twerkare sulle ali... Wow. Ma se mi sono vestito? Dorato. Va bene, vada sull'ala. No, okay. Ciao, sono Wally. Domani mi puoi dare il jet? Questo coso. Ciao. Ah, io... è con lei. Ciao, ho perso la mia pazienza. Ma non cascate sull'aereo, per favore. No, questo me lo ricorda. Wally edizione, guerra in posso usare. Bello questo. Ciao, sono Wally. Federico. Sì, dimmi. Le posso cucinare? Allora, vai un po' più là, Pasqualina, a fare queste cose. Vada, perfetto, inizia a ballare. Non l'abbiamo fatta. Signor Federico, salga. Salga sull'ala, signor Federico. Sì, anche. Oh. Non mi cascate sull'aereo, per favore. Vada via, Pasqualino, per favore. Pasqualone. Signorina, faccia vedere Federico come è capace. Lo so che il patriarcato sta morendo, ma deve... ok, mi metta il buio, per favore, e ci siamo. Vabbè, ma chi se deve ci sta Wally? No, andate via ragazzi, tutti via. Vai, no, andiamo, ma no, cani, mannaggia te qua, ha sponato sto coso. Comunque è Wally. Dai ragazzi, io non ho più tempo, eh. Dai. Per favore, sei ok adesso? Sì. Staff, per favore. No, senza Da Supreme, tu vai dopo, una testa. Mettete il tramonto o la notte? Notte che... Allora, partiamo dal tramonto? No, partiamo dalla notte, va bene la notte. Dov'è la signorina? Ecco la signorina, notte. Potrebbe andare lì a twerkare, per favore, vestita? Viene, oggettifichi il suo corpo, per favore. Per no! Dello spettacolo. Adesso, così gigo. Adesso lei, signor Federico, guarda dove vuole e inizi a fare il suo rap. Io farò una danza, io faccio così, ok? Vai, va bene. Ok. Ci stanno bene le foto? Sì, certo. Dove qualche... Sparate i flash, Da Supreme, dove sei? Ah, ecco. I flash. Penso che devi andare anche tu, eh? No, una testa, perché hanno una base a testa, scusa. E se qualcuno vuole sparare dei fumogeni, poco, uno o due fumogeni. Fumogeni, per favore, staff, fumogeni. Uno o due, non troppi. Più meretrice.
Le metto anche un fuoco d'artificio, ok? Esatto. Deve avvicinare molto. Signorina, un po' più. Le metto un fuoco d'artificio laggiù. Un po' meno sposata, un po' meno sposata. Gigo, premi muscolo G e fai le foto. No, sto facendo, sto facendo. Sì, le sto buttando da sopra, da sopra. È Michelino. Ah, ok. Oh, dai, ci siamo. Un po' meno sposata, un po' meno femminile. Sì, deve essere sensuale, signorina. Che cos'è quella roba? Ecco qua. Un bel puerco lap dance. Ma quella è la pensione. Forza, signorina, dai. Che... devo venire io là per vedere la sensualità cos'è. Dove è andata? No. Dove è andata? Ma facciamo noi, già. Ma lei deve cantare, Federico, non ballare. Ah, scusami. E sto rappando, lo vedi? Ah, è vero, è vero, è vero. Ecco, un'altra parte. Ecco, brava signorina. Qui è il pilota. Si faccia vedere la camera, mentre diciamo, a favore di camera. A favore di camera. Esatto. Dia le spalle al signor Federico. Esatto. Faccia vedere. Un po' più ladies of the night. Sì. Checco, dimmi. Un po' più ladies of the night. No, signorina. Signorina, ma mai. Giri, si volti. È il momento più alto della sua carriera, signorina, la paghiamo di meno. Quindi... Vanno bene, perfetti. Ma perfetto. Ottimo. Ora mettiamo il tramonto per da su prima e facciamo cambio. Stessa scena. Frenate non muori, voi vedi. Basta Federico, faccia salire da su prima adesso. Ok, perfetto. Giacomo, mette, faccio le foto, che puoi sbagliare. Va bene questo di Lurino. Tramonto? Sì, certo. Un po' più rosso. Oh, un attimo. Faccio io. Grazie, Giacomo. Se è fratelli non per niente, eh? Va bene questo, secondo me. Va bene? Perfetto. Signor da Supreme, vada, bravo. Ne metto qualche fuoco come prima. Bravissima, yes. Signorina, questa è ottima. È oro per le riprese. Ottima. Lei vale milioni, signorina, vale milioni. Ma non ne vedrà nemmeno uno. Viva il lavoro, i favoritismi. Viva il nipotismo e viva l'omertà! Duro. Ma che cazzo è duro? Oh! Ma che cazzo? No! Per il bene dello spettacolo! Che cazzo sono? Bello, infuocato! Continuate! Per lo spettacolo! Continuate per amore dello show! Per lo spettacolo, ma orso! No! No! E vabbè! Applausi! Applausi! È morto il signor Carlo! Applausi! Eccomi! Allora ragazzi, adesso in prima persona, muscolo V, in prima persona da Supreme e Fedez si mettono dietro nel jet. Ok. Oddio. Tranquillo. Mi sento male. Finale col botto. Valeria Supista. Esatto, bravo. Dico, dove cazzo vai, Sigo? Volevo proporre se c'è una signora che fa le bocche mentre ci sono i tipi dentro. No, Brambilla, perché dici queste cose, signorina? Da Supreme, muscolo M. Muscolo M, da Supreme, muscolo M appena è dentro. Muscolo M. Muscolo M e scelga il posto dietro. Ma quello è vero, ah. Va. È un matrimonio, non è un video che pittava loro, è un matrimonio con i fuochi artificiali. Sempre eleganti proprio il Brambilla, eh? Assolutamente. Aspetti, mi siedo io, va? Aspetti, vada adesso. Vai Fede. Ok, potete fare le riprese voi qua, con muscolo V, se volete partire, ci sono delle bellissime riprese, tirate fuori i calici di champagne. Secondo me si può togliere anche la... Young Miles, salga! Le puttane! No, fermi, Young Bynes, scenda! Scendo! Ok, qualcuno salga! Oddio, non ho fatto... E poi sali tu, Young Bynes! Ok, sali Young Bynes! Ok, sei proprio in fondo, credo. Molto male. Ma tocca salire, mica ho capito, che tocca... Ma sì, saliamo, facciamo delle riprese sul jet e siamo a posto. Ma deve guidare qualcuno, perdonami. Eh sì, faccio delle riprese in volo, magari ci la finiamo che... Ah, vuoi che guido io? Aspetti, Federico, da Supreme? Sì, e io sono dietro, sono davanti però. Vabbè, no, deve stare dietro, lei è il passeggero, non il pilota. Io sono davanti. Guido io allora, Ok, vai.
Allora, mi è venuto in mente il finale per questo. No, da Supreme. Ok. Mi è venuto in mente il finale per questo fantastico video. Al mio 3, vi buttate. Il video finisce con. La musica finisce con voi che morite schiantati e spappolati al suolo. Che dire? Ok, mi piace, mi piace. Beh, molto interessante, devo dire. Beh, balliamo sui cadaveri. Che vuoi, giorno o notte? Mettiamo. Decidete voi, Federico da Supreme, decidete voi. Federico, giorno o notte? Giorno, giorno. Ok. Poi il pilota, ragazzi, quando ci sarà il pilota farà un countdown e a quel punto voi premete F per uscire, usciamo tutti. Chi vuole salire salga, usciamo tutti e ci buttiamo tutti. Perfetto. Volete un paracadute per caso? No, no, è bello così, con la morte. Ah, ok, ascoltatemi, che zona volete schiantarvi? Ma in centro, a caso. Tu sali alto. Ok, poi mi dite voi. Salire, esatto. Chi vuole salire salga. Checco, Rubino, sali. Chi vuole salire pure? Ho già salito io. Io sono salito. Ma perché mi rimane aperto? Vabbè, andiamo. Vai ninja, vai col ninja. Ecco, vai, ninja. Ah, ok, si è chiuso. Aiuto. Io sto con Ma come si alza il volo? Lo so io se vuoi, vuoi farmi fare il capitano? Ma è la prima persona, Checco. Bravo, così. W. Premi G. Grazie Ale. Ok. Ma sono un grande. Vai, gira a destra, a sinistra. Scusami, a sinistra. Ok, voi ragazzi fate le riprese con V da dietro, così si vede, magari ballate anche. Ci che sto so. Pensando io, ci sto pensando io. Ok. Tranquilli ragazzi. Let's go. Allora, vabbè, ve lo dico io quando buttarvi, Let's go. Ce l'abbiamo buttato tutti? Sì, dai, fa ridere che moriamo tutti. Tutti, pure il capitano. Ma senza paracadute? Sì, senza paracadute. Alzati ancora un po'. Ferma confermato? Ok, troppo bassi, no, anche ora un po' più alto, se no siamo troppo bassi. E no, poi in centro città a caso premiamo F e direi che può finire così, ragazzi. Non so, ditemi voi, io devo andare tra poco, per cui... Non lo so se abbiamo abbastanza scene, dopo vediamo, intanto facciamola, poi vediamo. Ok, se poi okay. Ti posso dire che ce ne sono abbastanza. Com'è la prima persona? G? V. Va bene questa altezza? Ce ne sono un bel po'. Sì, perfetta. Dici? Okay. Sì, ce ne sono un bel po'. Allora, ragazzi, dobbiamo solo fare una bella foto che ci serve per il post. Ragazzi, la foto poi vi tippo io da un'altra parte. Vedete, conta che sono tutte da spezzettare ed editare, quindi chiaro. Ragazzi, io direi 3. Anzi, 3. Vai, Robin, siamo tutti contenti. Sì, sì. Sempre in prima persona, giusto? Sì. No, come vi pare quando okay. Ci buttiamo. 3, okay. 2, 1, via. Via. Ferma confermato. Grazie Daddo. 9. Grazie Daddone. Ciao Omi. Ciao caro. Dove sono gli altri? E che ne sacci? Vieni con me in braccio. Vai. Vediamo, allora sotto ci sta la c'è ninja. Perfetto. Dov'è il ninja? È scomparso. Ferma confermato. Ok, ci dovrebbe essere Fedez qua. Ah, eccolo. Fede, comi. Ehi. Grazie Checco. Bene. Oh, ciao, sono Checco. Una favola devo dire. Com'era? Dove vogliamo fare la foto? Era bella. La foto... Io ce l'ho un'idea. Dimmi tu, vai, va bene, mi fido. Aspetta. Secondo me la foto potremmo fare un posto figo di Los Santos. Ok. Fede, bastano 2 ore di clip? Sì. Secondo me sì. Pronto? Chat. Pronto? Dove sei? E io credo che ti teleportano tutti per la foto finale. Ci siamo. Ah, ok. Perfetto.
A tra poco. Sono quattro. Si avanza nel tempo, Dave. Ninjo. Sta qua. Dov'è? Grazie Rasta. E io devo partire, Ninja, ragazzi, domani, per cui devo svegliarmi abbastanza presto, sì, molto presto, sì, per cui voglio staccherò tra poco. Salite a bordo, ragazzi. Salga a bordo, cazzo. Allora mi ha scritto Alfio Rubino. Rubino manca. Dov'è Rubino? Manca Rubino e nel caso anche Ibrambil e Pasqualino per far... Ma la foto finale la volete fare con tutti? Sì, ma volevo Rubino. No, la foto possiamo farla sia con tutti e mi sentite? Sì, sì. Beh, certo. Dicevo sia con tutti, ma poi me ne serve una a me da Supreme Young Miles per il post, certo. Per ok, ok. Allora, diciamo Let's go. Io secondo me potremmo farla al molo, ragazzi, al molo dove c'è la ruota panoramica. Sì, bravo. Al molo, ok, al molo? Dove c'è la ruota panoramica, secondo me è carino. Danny. Let's go. Let's go. Let's go. Giusto, giusto. Sì, di sera la farei con tutte le lucide del cazzo. Allora, Rubino, sapete quanto porta di scrivere l'ID? Io lo dico subito. Let's go. Carlo? Rubino, quanto porti di scarpe? 794. Secondo voi la foto non è meglio di giorno? Che almeno si vedono i dettagli? Come volete voi, come volete Eccolo. Voi. Eccolo. Eccolo, oh. Rubino. Te sto a chiamare. Massa che... lo so. Scusami, Federico, sotto l'insegna lì del perro, che è viola, molto carina. Dove? Sotto lì. A me piace vicino a Luna Park, lì a Luna Park non è male. Allora va bene. Scelga lei. Allora, dov'è la location? Faccia scegliere il signor Federico la location. Lì a Luna Park mi piace. Andiamo. Anime, potresti dare un M4 invece che sto a cappa? Ma non si vede, ragazzi, la scritta Hollywood. Se... Ma che ha tirato? Sì, ragazzi, andrò a Roma dai miei genitori questo weekend. Per cui partirò un po' prima oggi. Cioè, stacco un po' prima perché domani parto prima. Oh, certo. Ma sarebbe carino farla tipo sopra i cosi, no? Queste qua, che dici? Ma io per le foto faccio cagare, Checco. Infatti, credo che il mio lavoro qui è finito. Ah, ok. Non sono più il direttore di questo video. Ok. Ragazzi, è stato un piacere. Per le foto non ci capisco un cazzo. Il mio lavoro qui è finito, ma aspetterò la foto di rito con tutti. Per cui non cercate più i miei consigli, che per le foto faccio schifo. Va bene, Carlo. Qui secondo me non è male. Ok. Però di giorno anche... Però la farei di giorno forse. Però di notte c'è il figo delle luci. Vabbè, aspetta, te le faccio provare entrambi. Però non si vede un cazzo così, secondo me. Grazie, Peppone. Mamma mia. Forse è meglio. Scusatemi, se no alla Baywatch nel capannino dei surfisti? Dov'è? È lì. Già così è carino però, no? È figo così però. Sì. Va bene. Chi ce la fa la foto? La faccio sempre io. Ok, vieni di fianco da Sup. La facciamo, cioè la fate prima voi, no? Sì, prima noi due. Fala, io poi la famo tutti insieme. Ma addirittura col cannone. Sì, è divertente. Col cannone. Aspettate, voglio prendere. Young Mindset, tu mi hai fatto. E anche Supreme. Secondo me è divertente Young Mindset, tu mi hai fatto. Sì, eh. Mi piace. Una bella posa. Allora, ci siete? Secondo me il fumogeno è un po' troppo, eh? Sì.
E secondo me il bazooka era figo, devo dire la verità. Vabbè, ma pure così sono so bellini, dai. Non si giri, signor Federico. Carina così. Ci siamo, ci siamo. Deva, posso avere un lanciarazzi? Chiedilo a loro. Ci siamo, abbiamo fatto. Mancano i signori Brambilla e Pasqualino e fare la foto di gruppo con noi che siamo qua, con questi qua. Sappiamo i numeri? Scusami Ninja, puoi farne una anche di giorno tramonto? Subito. Grazie. Giorno. Eccoli, mi sa. Un attimo. Sono qua a fianco. Ah, ok, scusami. No, così tenerlo con così. Ok, così è figo. No, un po' più a sinistra. Lo so che ti piace chiamarmi, però puoi parlare normalmente. Sinistra. Sinistra ancora. No, volevo chiamare i Brambilla e Pasqualino. Ancora un po' di più. Ah, ok, sono un numero universale. No, devi spostare il corpo. Fermo così. Fermi. Sì, così. Eccoci qua. Salve. Giusto in tempo, vi stavamo cercando per fare la foto di rito. La foto di fine set. Esatto. Hanno giusto un po' di pomodoro addosso. Non ci faccio caso. Ho visto, ma è bello così, è bello così. Ma perché sono segnati dalle battaglie. Da sup, fai un'altra posa, così ne abbiamo una senza la faccia coperta. Pure così. Ci sta devastante. Mettiti di fronte. Molto grill. Ma una scena la facciamo tutti insieme? Sì. Dopo questa. Ah, perfetto. Ma possiamo mettere degli esecutori che ballano, diciamo, per noi? Ma sempre a pensare ai donne, faccio un'altra. Ma scusi, ma siamo abbiamo qui un vizio, per... un vizio sano. C'è chi fuma e c'è chi droga. Pippiamo alle donne, ci lasciate. Ci siamo. Ma aspetta che ci diamo un 5, come cazzo Carlo, si fa? Guarda questo, guardami bene. Dove sei? Qua disteso, tu guardami, sì, non sì. Smettere di guardarmi. Adesso vi stupisco tutti, credetemi. Un secondo. Io ho un po' paura. Ma questo qua chi l'ha chiamato? Ma gli stai pisciando addosso? Plank Master proprio. Hai visto che roba? Una 69? Ma io voglio fare la foto così o il video. No, pascolone. Cosa hai fatto? Ok, foto di rito? Let's go. Ma mi metto davanti il bassetto. Diego, qua è la nostra. Ma senza, l'arma, che dite? Senza l'arma o con l'arma? Come volete, chi è davanti in ginocchio? Allora, ma ragazzi, io sono già in ginocchio. Fermi. Oddio, ma Maddux, devi fare una cosa, aspetta un secondo. Sei tutto rosso. È quello che tu erca, oh. Cosa devo fare? Perché non ti piace, sporcaccione? Se non ti piace, stai zitto. Se ti piace, cambia sesso, rimetti quello che avevi. Sì, capirai. Fatto, Maddux. Pasqua, sì. Prego, mettiti a pelle. Vai avanti e torna indietro. Ma cosa fai? Ok, perfetto, siete pronti. Siete pronti? Allora, ragazzi, siete pronti? No, adesso come vi spostate un secondo, ragazzi? Sei sempre Pasqualone. Su Pasqualone, bam. Sì, Pasqualone, te devi solo inginocchiare, perché se no occupi di... Vai. Perfetto. Spostati. Facci la foto, signorina. Chi la deve fare? Al mio 3, figa. 1, 2, 3, figa. 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 Oh, che ha detto figa? Oh, ha detto figa, ha detto... Viene qui. Figa. Ragazzi, è stato un piacere lavorare con voi. Ciao, Carlo. Ci vediamo presto. Addio. Ciao, Carlo. Arrivederci ragazzi a tutti. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Arrivederci, è stato un piacere. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, grazie mille.